Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La pillola che state per guardare, che so che già qualcuno avrà detto ma quanto dura questa puntata, sembra una pillola sui mondiali, è vero, ma è una pillola assolutamente specialissima perché è la pillola che teoricamente dovrebbe chiudere la nostra serie sulla Georgia, una serie in cui abbiamo raccontato le origini del conflitto interno alla Georgia, le origini dell'intervento russo, abbiamo parlato di politica, di diplomazia, di storia, di guerra, ma oggi andiamo ad aggiungere il tassello più importante, cioè proviamo ad entrare realmente tra la popolazione, ad entrare realmente tra i georgiani, tra gli abcasi e raccontare come loro abbiano vissuto questi 30 e più anni di turbolenza. E lo faremo grazie a un ospite d'eccezione, la dottoressa Elena Russo, che proprio a questa situazione, alla Georgia, alle persone che vi vivono, ai georgiani di Abkhazia, ha dedicato la sua tesi di dottorato e che, come vedrete, nelle prossime quasi 2 ore ci accompagnerà in un viaggio non solo alla scoperta di quei luoghi, delle loro popolazioni, ma anche nel provare a capire quanto sia difficile raccontare questa guerra, raccontare questo mondo ancora così vicino agli avvenimenti, quanto sia difficile in Occidente farsi realmente un'idea di cosa stia succedendo e di quanto, come sempre questo lo capiamo veramente ogni volta che raccontiamo un pezzo della storia più contemporanea, sia necessario osservare il tutto da varie angolazioni. Vi dico già, e ve lo anticipo perché magari non tutti arriveranno alla fine del video, che ad un certo punto abbiamo deciso di fermarci perché il discorso era già stato lungo, era già stato molto molto interessante, lo vedrete, tireremo fuori veramente tantissimi argomenti, credo che ci sarebbe tanto da discutere su questi argomenti, ma abbiamo deciso di dedicare uno spazio a parte che faremo con una live, questa volta non con un video, tra una settimana, 10 giorni, vedremo quando riusciremo a organizzare, in cui ripartiremo da dove ci siamo fermati e proveremo a far raccontare veramente alla dottoressa Russo le esperienze vere e proprie di coloro che ormai quasi 30 anni fa sono fuggiti da una guerra e da allora vivono come esuli nel loro stesso paese. Ma adesso direi che la mia introduzione è stata abbastanza lunga, quindi sigla e poi iniziamo la nostra chiacchierata. Ed eccoci qua, finalmente! Avevo annunciato ormai da 1 mese e mezzo questa puntata speciale e sono veramente tanto tanto contento di essere qui con la dottoressa Elena Russo, che non solo mi aveva mandato tantissimo ottimo materiale per la serie sulla Georgia, e di questo la ringrazio, e le puntate le abbiamo fatte, ma che è qui oggi, come vi dicevo, per regalarci anche un po' un'occhiata dall'interno da chi non solo queste cose le ha studiate, chi ci ha fatto una tesi, ma anche da chi è stato fisicamente sul posto e può dirci fisicamente cosa succeda. Grazie intanto di essere qua, se vuoi dirci qualcosa su di te, ma la mia prima domanda è perché proprio la Georgia? Cioè come ti è venuta in mente l'idea di fare una tesi su questo? Ciao, grazie, ti rispondo subito, per caso. Le cose più importanti della vita credo succedano per caso. Mi sono trovata per una vecchia ricerca universitaria in un contesto in Toscana che si chiama Rondine, Cittadella della Pace, che è una realtà comunitaria dove vanno a vivere giovani nemici che accettano di venire in Italia e vivere col loro nemico. E in cambio hanno una borsa di studio e possono studiare qui. Vivono in questo borgo, in questa rondine, e quindi ci sono israeliani, palestinesi, ingusci, osseti, indiani, pakistani. E lì ho trovato georgiani abkhazi. Ho fatto molta amicizia con una ragazza georgiana. Io ho vissuto per un po' lì per fare quella ricerca. Siamo diventate amiche, lei lavorava in un'associazione che faceva progetti europei di costruzione della pace, mi ha invitato a uno di questi, sono andata, mi sono innamorata e poi sono andata un anno a fare un servizio di volontariato europeo e poi 2 anni a fare il dottorato di ricerca, di cui vi racconterò una parte qui, e a lavorare anch'io in progetti di costruzione della pace. Bello, bello, molto bello. Da un incontro basato su una simpatia personale, poi è sempre si è stesa la strada.
E tra l'altro devo dire che hai anche pubblicato video su YouTube e nonostante questo mi hai detto prima di iniziare che hai fatto il più grosso errore che si può fare su YouTube, cioè andare a leggere i commenti e prenderli tutti sul serio. Ora adesso voi là dietro, da dietro lo schermo, mi starete odiando, però è così, non si possono prendere tutti i commenti sul serio e invece tu l'hai fatto. Ma solo quelli che mi interessano. No, allora, hai ragione, ho fatto questa cosa, ma siccome potrei parlare per 8 ore ininterrotte di questo lavoro, di questa esperienza che ho avuto, mi interessava andare a vedere qualcosa che era uscito per capire quali fossero le curiosità che fossero nate. E quindi sì, ho Allora, commesso questo partiamo da errore qui. Partiamo semiconsapevolmente. da qui allora, se ti va. C'è qualche commento che mi dicevi ti ha colpito in particolare? C'è qualcosa. Devo essere sincero, sotto questi video, mentre tu intanto lo prendi, sotto questi video di commenti ne sono arrivati tanti. E tanti erano anche proprio commenti di chi chiedeva di saperne di più. Perché mi rendo conto che sia veramente uno di quegli argomenti su cui in generale ne sappiamo pochissimo. Io per primo è uno di quegli argomenti per cui, se ti ricordi, ero partito dicendo farò tutto in 2 o 3 puntate e poi sono cresciute. Proprio perché c'era talmente tanto da spiegare che ogni volta si aggiungeva un pezzo. Quindi mi metto anch'io tra gli ignoranti e probabilmente anch'io, avessi solo visto i video, avrei ancora fatto tante domande da poterti fare. Beh, allora, una cosa. Io rispondo a un solo commento. Dagli altri ho preso degli spunti per alcune, diciamo, frasi ricorrenti o qualche parola che è uscita che ha suscitato in me il desiderio di parlare dell'aspetto. Vado subito lì. C'è stato proprio sull'ultimo, sono tutti dell'ultimo video, tra l'altro, i commenti che ho guardato. E c'è stata una persona che ti ha accusato di essere stato molto di parte, di aver raccontato una parte sola, quella georgiana, no? Presumo. È stato l'unico commento, tra l'altro, a cui ho risposto perché gli ho detto sì, non hai tutti i torti, ma c'è una veramente delicata e complessa questione sulle fonti e sui punti di vista che andremo a trattare. Rispondendo a questo commento, tra l'altro, racconto una parte importante di quello che è stato il mio lavoro lì. Qual è la questione sulle fonti? Allora, innanzitutto che quasi tutto quello che è pubblicato sull'argomento è in lingua inglese. Quasi tutti quelli che studiano, quindi, hanno una gran parte del materiale in inglese e possiamo dire che possiamo sdoganare. Chi studia qualcosa per forza sa anche l'inglese perché lo deve studiare in inglese. Tutte le fonti georgiane sono disponibili in inglese. Sono pochissimi, e io mi escludo da questo perché io stessa non conosco il russo, ho studiato il georgiano ma non il russo, e le fonti dall'altra parte sono quasi inaccessibili. Quindi questo è proprio un problema tecnico. Se uno non impara il russo fa veramente fatica, e impararlo anche ad un certo livello, fa davvero fatica ad accedere alle fonti che stanno dall'altra parte della cortina. Questo secondo me è qualcosa di cui non si può far finta di niente, non può essere tralasciato. Dall'altra parte c'è anche da dire che avendo l'Occidente abbracciato la Georgia di recente, la Georgia desidera anche proporre una sua immagine di sé. In quasi tutte le librerie georgiane ci sono, dove anche magari ci sono solo testi in georgiano, però c'è un reparto di libri in inglese che o sono guide turistiche sulla Georgia o raccontano il conflitto dell'Ossetia o il conflitto dell'Abkhazia. Per cui c'è anche il desiderio che viene dal punto di vista georgiano che noi occidentali possiamo avere accesso al loro punto di vista. Va da sé che se uno ha 100 fonti da una parte e una o due dall'altra, diventa poi difficile essere effettivamente in mezzo. Ma Se posso ti stare in aggiungo una mezzo. cosa su questo, per averle cercate, che anche quando si va a cercare traduzioni di fonti russe, il problema è che le fonti russe sovietiche dicono una cosa, le fonti russe successive dicono un'altra, perché se tu vai a leggere le fonti russe di epoca sovietica, ne ho trovate soprattutto per il periodo degli anni 80,
sembrano molto più schierate quando si parla di autonomia rispetto a quelle georgiane attuali. Cioè, le fonti russe dell'epoca dicono proprio chiaramente, fine anni 80, l'Abkhazia, non dico che dicano che non esiste, ma dice in realtà gli Abkhazi sono quasi tutti georgiani e sono pochi. Cioè, i dati peggiori da quel punto di vista li ho trovati sull'Abkhazia, per questo faccio questo esempio, sembravano essere quelli sovietici. Cioè, addirittura nelle fonti in inglese ti parlavano di una futura repubblica autonoma spaccata in metà, le fonti sovietiche dicevano no, no, gli Abkhazi saranno il 20%. E questo forse anche perché ai sovietici, un po' come ai georgiani oggi, andava bene dire che in realtà non c'era tutta questa differenza all'interno del loro territorio. Quindi in realtà forse è una difficoltà ancora maggiore, se vogliamo. Sì, e questo solo per quello riguarda i testi scritti, le prove scritte, no? Ma dando per scontato che tra l'altro questi testi siano oggettivi, cosa che assolutamente non sono, ma non perché sono brutti o cattivi i russi o i georgiani, tra l'altro io parlo di russi e georgiani perché il video era proposto come conflitto russo-georgiano, io poi mi sono occupata del conflitto abcaso-georgiano, quindi smetterò presto di parlare di Russia per dedicarmi a questo. Però nessuna fonte storica è veramente oggettiva. Penso alla tua serie sugli imperatori in cui continui a dire sì, beh, ma gli storici latini però vanno presi con le pinze. Beh, sì, è impossibile, no? È stato dimostrato anche nelle scienze esatte che solo per il fatto che l'osservatore, lo studioso sia lì in qualche modo interferisce con ciò che accade. Quindi questo già è un primo deficit riguardo a un'idea di andare a trovare la verità o il giusto, come dicono in Georgia, anzi il dorato mezzo. Anche perché è presto, come dice Barbero, siamo ancora nel tempo della memoria più che della storia. Poi, Assolutamente gli sì. storici latini che citavi in realtà sono poco credibili, anche perché all'epoca la storia si faceva dicendo ho sognato la battaglia, quindi ti descrivo com'è andata. Adesso fortunatamente è un po' diverso, però in effetti soprattutto la guerra del 2008 è questione di gente della nostra età, l'ha vissuta a pieno, quindi è ovvio che sia tutta memoria e poca storia. Questo è sicuro. Chissà, magari fra 40 anni, se riuscissimo ad aprire, come è successo adesso con quelli di epoca sovietica, le famose raccolte di documenti, forse avremo qualcosa di più oggettivo. Questo è verissimo, assolutamente. Ma, bravo, e senza saperlo mi lanci la prossima cosa che volevo dire. E qua così diciamo una cosa anti-georgiana per fare contenta la persona che ha scritto il commento, è che una delle ultime azioni dell'esercito georgiano, subito prima di lasciare Sohumi, che da un punto di vista georgiano è il capoluogo, dal punto di vista abcaso la capitale dell'Abkhazia, ha incendiato gli archivi di Stato. Cosa c'era in quegli archivi di Stato? Tutto il materiale etnografico, storico, giuridico legato all'Abkhazia. Questa è una delle colpevolizzazioni più grandi che la parte abkhaza fa a quella georgiana. Ha detto, quando avete visto che avete perso, avete compiuto un genocidio culturale. Avete voluto far fuori la nostra storia in modo che noi non avessimo più una materia, un materiale per sostenere le nostre rivendicazioni di autonomia. Questo per dire cosa? Che una parte dei documenti, come sempre in tutte le guerre, viene deliberatamente distrutta. La parte georgiana dice che è stato un errore, non sta a me dire se è stato un errore oppure no. Però gran parte di fonti che sarebbero cruciali sono scomparse. Ma cosa abbiamo in cambio? Abbiamo un libro odiato dagli abcasi e dai russi, amatissimo dai georgiani, di un'antropologa come me, perché mi ha chiesto di presentarmi, ma non mi sono presentata e sono andata là facendo una ricerca etnografica come antropologa, lo racconto poi dopo. Che si chiamava Cervonaia e lei rappresentava un istituto sovietico che era delegato di andare a indagare le richieste di separazione di determinate comunità rispetto all'istituzione geografica, locale, politica in cui si trovavano inserite. E lei era stata chiamata proprio dagli abcasi per vedere se fosse il caso che l'Abkhazia non avesse solo uno status, diciamo, di autonomia, ma una vera e propria indipendenza. Questo
Quando lei è arrivata, mancava pochissimo lo scoppio della guerra. Lei, in quasi tutti quei documenti, è riuscita a vederli. Quello che lei dice è che non c'erano ragioni sufficienti dal suo punto di vista. Ma è anche vero che la sua ricerca è stata interrotta dalla guerra. Cosa dice lei? Che i cani e i porci li hanno fatti a destra come a sinistra. Ma che per quello che ha visto lei con i suoi occhi quando era a Sokumi, fino al momento in cui l'ha abbandonata, e lei l'ha abbandonata salendo sull'ultimo aereo dei civili, che è stato bombardato, su cui sono state lanciate mitragliate sulla popolazione civile che saliva per fuggire. Era l'ultimo giorno in cui ai civili erano offerti quelli che oggi chiamiamo cordoni umanitari. E come sempre si fanno e si disfano, proprio come il cessate il fuoco. E lei dice che quello era fuoco locale, che quello era fuoco abcaso e russo. Lei dice che sicuramente c'erano state delle politiche costrittive da parte dei georgiani verso gli abcasi, ma solo nel più recente passato, e che la risposta era stata spropositata e che c'era un odio etnico fortissimo quando lei è arrivata nella città e che dal suo punto di vista non poteva che esserci dietro la manovra russa. Inutile dire appunto, però lo ripeto, l'ho detto prima, odiatissima da una parte, amata dall'altra. Dai georgiani amata in particolare proprio perché lei russa, viene da ragione ai georgiani. Per cui di nuovo, quando è davvero difficile riuscire a capire cosa sta da una parte e cosa sta da un'altra, perché per un elemento che trovi a destra spunta subito a sinistra qualcosa che lo mette in discussione. E poi noi ci chiediamo, come può essere il punto di vista di una persona che ha visto la sua vita in pericolo? Come fa a essere lucido il punto di vista di una persona che ha visto soldati sparare alla gente, che ha visto soldati dare da mangiare a quelli del loro gruppo etnico e non all'altro? Siamo in guerra, non è una giustificazione, però vogliamo davvero passare il tempo a vedere chi ha fatto più il porco? Io nella mia ricerca a un certo punto mi sono fermata perché questo non mi stava portando da nessuna parte e mi sono resa conto di un grande limite che avevo io in quanto occidentale. Noi studiamo il nazionalismo, lo sciovinismo, l'etnocrazia come teorie di qualcosa che non ci appartiene. Queste cose sono state vissute, no, per esempio da noi durante il ventennio fascista e negli anni attorno nel resto d'Europa, ma alla nostra generazione sono concetti teorici sconosciuti, concetti politici che non ci toccano nella quotidianità. Là è totalmente diverso, ci sono bandiere ovunque, ogni volta che si va a cena a casa di qualcuno si parte facendo un brindisi alla patria, poi a Dio e poi alla famiglia. Noi queste parole suscitano un determinato paradigma, là no. E c'è in tutti i paesi del Caucaso, c'è in Armenia, c'è in Azerbaigian, c'è in Cecenia. Questa è una cosa importantissima per loro. Il nazionalismo che noi vediamo là è qualcosa che per noi rientra in quello che può essere la passione politica di una persona di estrema destra, e invece là è estremamente diffusa, è proprio qualcosa lontano da noi. Le battute sulla politica, sull'ironia, l'ironia sulle vicende storiche non è ben vista, è qualcosa per cui tra l'altro noi occidentali che andiamo là siamo un po' malvisti perché la facciamo, siamo stimati degli scarsissimi patrioti per fare delle battute magari, no, sull'Italia. Posso fare una battuta io? Sono lontane dal nostro sentire, ma non sono lontane geograficamente, perché è esattamente quello che, se ci pensi, succede nei Balcani, dove hanno un nazionalismo a volte basato su lotte di 700, 1000, 1200 anni fa, no? I tuoi antenati sono venuti a invaderci 1300 anni fa, che fa ridere dagli occhi di un occidentale. Io a volte mi chiedo se per noi la Seconda Guerra Mondiale e tutto il disastro che ha causato non ci abbia proprio sterilizzato e reso quasi spaventati da questa ondata di nazionalismo,
cosa che forse a loro non è ancora successa e ancora li devasta, però è difficile Io anche credo che porsi noi nei loro siamo problemi. così sicuri nei nostri confini, non Noi... temiamo veramente un'invasione. Tu dici che è solo Anzi, paura. non a caso ci interessa qualcosa della guerra in Ucraina solo perché è più vicina, no? Però tu dici che è solo paura di invasione. Perché, vedi, fosse solo paura di invasione, da una parte io adesso ripeto, ho una mia impressione, fosse solo paura di invasione, vedrei questo forte nazionalismo da parte degli Abkhazi, per dire, o degli Osseti, lo avrei visto almeno nel 1991 meno da parte georgiana. Cioè, nel 2008, ok, c'è la paura dell'invasione russa e che gli Osseti e gli Abkhazi possono essere un po' una quinta colonna russa nel paese, e quindi. Ma nel 91. Perché aver paura di questa invasione? Non è più forse la volontà di dire finalmente siamo tornati, passami un termine molto politico italiano, padroni a casa nostra e ora è un po' come quando uno è stato tanto oppresso e ora si trova a poter fare la voce grossa, ti trovi a dire no, adesso quel pezzo di terra è mio e non mi importa chi sei tu, quel pezzo di terra è mio, cioè non per paura ma per volontà di dominio. Domanda proprio ignorante. No, beh, ignorante sarà la mia risposta. Io penso che noi non abbiamo vissuto da vicino la guerra e quindi non possiamo capire cosa significa temerla o essere disposti a viverla pur di ottenerla per un bene maggiore. Anche qui colloco questa paura dell'invasione. Tra l'altro, io sono stata in Georgia nel 2014, nel 16 e nel 17. Quindi in un momento, tra l'altro, abbastanza disteso. Quello che mi verrebbe da dire è che tu vai alla festa, tipo la nostra, il 2 giugno, no? La nostra festa della Repubblica. Per noi sì, è l'occasione di stare a casa e non lavorare, se lavoriamo in un posto dove si fanno i ponti e dove si fanno le feste. Là è estremamente sentita e quando c'è sfilano in strada carri armati, non è la sfilata delle forze dell'ordine che c'è davanti al nostro altare della patria, è qualcosa di molto più corposo. Questo in Georgia, quando io sono stata in Abkhazia, là ancora di più, nel parco più importante della città, quello di Soqumi, proprio davanti a questo archivio che è andato a fuoco, di cui parlavamo prima, c'è un parco pubblico meraviglioso dove i due sentierini principali lastrellati hanno a destra e a sinistra le tombe degli eroi di guerra. Quindi le mamme portano i bambini a giocare lì e si cresce guardando cosa è stata la guerra, chi è morto per garantirci questa indipendenza oggi. Mi viene da ridere, ma le nostre rotonde hanno, no, magari un grande ulivo se siamo sul lago di Garda, magari se siamo a Sanremo piene di fiori. Beh, là magari c'è un carro armato. Sì. Per cui è proprio, siamo estremamente fortunati e viziati, dovremmo essere grati, per essere così lontani dalla paura che la guerra possa riscoppiare da un momento all'altro. Perché l'idea è sempre quella, quando si hanno dei vicini così scomodi, così più grandi, così ingombranti, quando ci sono così tanti conflitti interni irrisolti, quando si è circondato da altri paesi che vivono situazioni estremamente paragonabili, la gente muore perché se non è in Georgia oggi, arriva comunque la notizia che poco più a sud, in Nagorno-Karabakh, sono morte 10 persone al confine. Vero. Per cui io credo davvero che sia una mancanza di sensibilità, non perché siamo brutti o cattivi, ma perché noi non abbiamo un termine per veramente comprendere cosa significhi essere in guerra. Io se posso ti faccio una confessione, nel senso che io nelle mie pillole cerco sempre di rimanere possibilmente il più neutrale possibile, ma poi non faccio mai mistero del fatto che io una mia opinione ce l'abbia. Ogni tanto la esprimo, ogni tanto no. In questo caso devo essere sincero, io un po' per formazione mia sono sempre stato molto favorevole a tutti quei popoli che in qualche modo vogliano una propria indipendenza. E devo esserti sin essere sincero che anche andando a studiare proprio l'inizio di tutta questa storia, la fine dell'Unione Sovietica, eccetera, non mi sono che potuto sentire in parte vicino
agli Abkhazi, agli Osseti, che nel bene o nel male sentivano la volontà di essere autonomi, avevano già un parziale riconoscimento di autonomia all'epoca dell'Unione Sovietica, che ovviamente di cui sarebbero stati privati, e si sono verosimilmente trovati in una situazione in cui quell'autonomia l'avrebbero persa del tutto. Quindi io lo ammetto, di base nella fase di indipendenza mi sono trovato lì. Dall'altra parte però mi chiedo poi, questo fino al 2008, dal 2008 mi chiedo però come possa essere il pensiero di un georgiano, anche lo so che è un termine orribile, ma non ne trovo uno migliore, evoluto, cioè che ha messo un po' da parte questo nazionalismo, se esiste. Mi rendo conto che è orribile e chiedo veramente scusa di aver usato questo termine per farmi comprendere. E che improvvisamente ha però visto queste istanze, che teoricamente erano istanze di libertà, venire ad essere utilizzate da chi invece le voleva utilizzare per imporre il dominio di uno stato più grande verso uno più piccolo. E, con cosa riguarda ancora l'Ossetia, non più tardi di un anno fa, l'estate scorsa, si parlava di un referendum per l'unificazione dell'Ossetia alla Russia, che anche lì. Fa un po' strano dire uno Stato ha lottato per l'indipendenza per 20 anni e poi si unisce a uno Stato ancora più grande di quello da cui si è staccato. È un pensiero mio, quindi mi trovo molto in difficoltà in questi casi e, devo essere sincero, per assurdo mi è stato quasi più facile cercare di essere neutrale proprio perché mi trovavo ad essere un po' spaccato a metà nel mio pensare. Tu che non hai solo letto sui libri, ma queste cose, come dicevi, appunto le hai viste. Come ti senti? E ripeto, non una valutazione professionale, proprio un pensiero tuo personale. Guarda, per me lo studio della storia, che era la materia fin dalle elementari che mi piaceva di più a scuola, è stata una delle più grandi fonti di sofferenza proprio durante la mia ricerca, perché all'inizio volevo concentrarmi proprio per capire come erano andate veramente le cose. E non ce la facevo, davvero, usciva qualcosa da una parte. E poi subito veniva screditata da qualcosa di ancora più grosso che usciva dall'altra. Io credo che sia anche questa un po' una cosa che appartiene alla nostra cultura, il voler dividere tutto in giusto o sbagliato, il sentire che bisogna prendere parte a tutto, ma anche io in generale sono per le autonomie, dico, perché bisogna per forza stare insieme quando magari basta mettere qualche linea di separazione per poi comunque non dimenticarsi che esiste l'altro, ma andare avanti semplicemente aggiustando i dettagli della relazione. Però quelli che possono essere i dettagli da una parte e dall'altra sono qualcosa di enorme, sono il cuore della struttura, del tutto. E in un momento in cui tutti chiedono l'indipendenza, a destra, a sinistra, sono tutti in guerra, non ci sono soldi, non c'è elettricità. Ma quale contesto migliore per far uscire anche l'aspetto peggiore da un punto di vista umano delle persone? Io non faccio fatica a credere che c'è stato un momento prima della guerra, questa è una cosa che solitamente non viene detta. Il governo di Sokhumi aveva chiesto a Tbilisi di creare una confederazione tecnicamente un insieme di stati Parli che nel hanno la loro 91 o nel autonomia, ma 2008? rispondono Parli nel 91 o nel 2008? tra la fine degli anni 90 tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 c'è stato un negoziato in contemporanea tra Tbilisi e Mosca, Tbilisi Sokhumi, Sokhumi e Tbilisi, Sokhumi e Mosca. L'Abkhazia si è mossa verso la Georgia dicendo facciamo una confederazione, così risolviamo pure la questione delle altre regioni che chiedono qualcosa e Tbilisi ha rifiutato. Ecco, adesso per dire a distanza di, poi vedendo come sono andate le cose a distanza di tempo, molte persone in Georgia auspicano che la risoluzione del conflitto possa confluire in una confederazione, ma oggi, dopo tutta la fatica che hanno fatto per ottenere questa indipendenza che non esiste, parliamoci chiaro, loro semplicemente non sono più sotto la Georgia, ma hanno i documenti russi, hanno la valuta russa,
Sono realtà, tra l'altro, così piccole, così impervie anche da un punto di vista geografico, che non possono essere veramente autonome. E dal momento in cui hai due stati con cui confini e uno te li chiude per la guerra e quello che sta sopra è tanto grande, ti ha pure dato una mano, beh, se devi scegliere con chi fare la confederazione, verso quale parte ti giri? E anche qui, quindi, poi ci sono tante domande che possono uscire perché. Qual è il prezzo per questa autonomia? Mi sembra di parlare come se fossi estremamente pro a casa, non vorrei dare questa impressione, però solo perché è tutto per portare fuori esempi di come sia Non ti difficile far nessun anche andare a problema. vedere cosa c'è dall'altra parte e porto fuori appunto alcuni elementi dell'altra parte. Ma ad esempio qualche anno fa, adesso non mi ricordo quando, ma davvero poco, sarà stato 2017-16, in Abkhazia si sono tenuti i campionati di calcio in parallelo a quelli che c'erano in quegli anni degli stati non riconosciuti. Beh, l'Abkhazia ha vinto. E c'erano diversi stati, ma c'era l'Ossezia, c'era qualche altro staterello in situazioni simili nel mondo, ma per dire c'era la nazionale di calcio padana. Per cui da una parte c'è il desiderio di dire va bene mondo, voi non ci volete, perché poi ricordiamo questa cosa tutti, l'Abkhazia così come l'Ossezia del Sud sono riconosciuti come indipendenti dalla Russia, da altre repubbliche indipendenti e quando io avevo scritto la tesi di dottorato e avevo finito la mia ricerca, l'unico paese, diciamo, nato, l'unico paese occidentale che riconosceva questa indipendenza era il Nicaragua. Per Poi adesso c'è il Venezuela, cui tutti gli stati che a un certo punto vanno in lotta con gli Stati Uniti, si avvicinano ai russi e riconoscono queste due repubbliche, per motivazioni ecco, politiche, per esempio. quindi da una parte, secondo me, anche giustamente, comprensibilmente, dire ma voi non ci volete, ma non ci volete riconoscere, perché ci misconoscete? Allora sapete cosa? Non veniamo ai vostri campionati di calcio, fateveli voi, noi ci facciamo i nostri, ma lo facciamo anche accogliendo quelle squadre di terre che per qualunque ragione hanno almeno una parte della popolazione che vorrebbe starsene per conto suo. Ora, io te l'ho detto prima anche ridendo, no? C'era la squadra padana. Però in realtà, secondo me, non fa ridere, è qualcosa su cui fa riflettere, perché per noi occidentali è davvero facile decidere il destino degli altri, dire chi può vivere o chi può morire. Nel momento in cui tu non riconosci uno stato indipendente, è chiaro che finirà sotto l'influenza del più grande paese che c'è lì vicino. Se tra l'altro è un tuo grande nemico, allora diventa l'occasione per andare a esacerbare una guerra fredda che evidentemente non è mai finita. Il Caucaso è una grandissima scacchiera dove la guerra fredda non si è mai interrotta, anzi si è scaldata diverse Sai volte. che però E credo i questo problemi conflitto. siano due, nel senso che da una parte se riconosci quegli stati, ovviamente quasi implicitamente non stai riconoscendo la Georgia. E allora quel discorso che facevamo Esatto. prima dell'importanza di... Cioè, mi faceva venire in mente una cosa prima del pensiero, se io credo che, meno vale per me, ma credo valga anche per te, per la maggior parte di noi italiani, pensare alla libertà è una libertà individuale all'interno di uno Stato. Da come me lo, cioè, per un nazionalista essere libero vuol dire che il proprio Stato è il posto dove vivi ed è nei suoi confini naturali. E questo l'ho visto anche da alcuni commenti sotto i vecchi video, i primi video, quelli fatti sull'Abkhazia, dove sono arrivati dei commenti di, non so se georgiani o comunque vicino alla causa georgiana, che dicevano, stai dicendo una marea di balle, l'Abkhazia non esiste, è un'invenzione della propaganda. E quindi Sì. a quel punto lì. Poi sul riconoscimento delle repubbliche separatiste c'è anche una questione dei singoli stati. Ad esempio, pensa al Kosovo, che nonostante sia appoggiato da una marea di stati occidentali, in realtà è riconosciuto solo da una parte. La Spagna non riconoscerà mai il Kosovo perché non può riconoscere uno stato autonomo, perché altrimenti sarebbe con la Catalogna farebbe ridere. E la questione è Quei paesi quella. d'Africa, E certo. quindi è una questione complicatissima, però è Ma vero. qua di nuovo si vede l'effetto, ecco, diciamo che forse per il Caucaso
la Russia ha avuto una politica meno ipocrita di quella occidentale, senza ombra di dubbio più presente. Nel senso che questa tra l'altro è una cosa tanto discussa nelle letterature internazionali, ma che difficilmente viene tirata fuori nelle questioni italiane, nelle discussioni italiane. Putin è un rigoroso legalista. Prima del 2008, per avere il diritto legale di muoversi verso tutte le direzioni in cui si è mosso, ha fatto modificare quell'articolo che diceva che è un dovere dello Stato russo tutelare i suoi cittadini. È stato aggiunto virgola anche all'estero. Nel frattempo, tutte queste popolazioni di queste terre, di nessuno di queste terre richiedenti l'autonomia, sono state foraggiate di passaporti russi ad esclusione del gruppo etnico dominante. Quindi in Abkhazia, armeni, azeri, turchi, abkhazi, tranne che i georgiani, hanno potuto avere il passaporto russo. Ora tu dici, è una questione politica, prenderlo o non prenderlo? Sì, per noi, ma per chi non si può muovere da uno Stato che è grande così, per chi non ha un passaporto riconosciuto, per chi non può spostarsi per cercare qualcosa da portare alla sua vita, andare a trovare i suoi parenti in giro, anche tu avevi nominato il fatto come, per esempio, ci siano più abkhazi fuori dall'Abkhazia che non in Abkhazia. Il passaporto diventa qualcosa che trasforma la qualità della vita. Chiusa parentesi. No, verissimo. Cosa succede? Tutte queste persone sono all'improvviso cittadini russi. Cosa fa la Russia? Fa rispettare la sua Costituzione e va a difendere i suoi cittadini all'estero. È stato giusto? No. Dal mio punto di vista. Però c'è un rigore legale, una ricerca di una trasparenza, suona male la parola trasparenza, però una trasparenza legale che è qualcosa che noi tendiamo a non capire dal mio punto di vista, perché siamo abituati molto bene a poter attraversare i confini facilmente. Io ho fatto, quando ero là, ore sotto il sole o sotto la pioggia per passare il confine e arrivare a essere rimandata indietro. Io sono stata rimandata indietro due volte dal confine a caso prima di poter passare, ma anche solo per andare in Armenia. Sono nazioni amiche, la Georgia e l'Armenia. Sì. E domande su domande. Questo è qualcosa a cui noi non siamo abituati, e a un certo punto, quando c'è tutta questa labilità di confini geografici, politici, della differenza tra il sicuro e il non sicuro, la legge diventa l'unico appiglio che c'è. Questi passaporti, da un punto di vista, hanno salvato, e dall'altra sono state lo sporco strumento per giustificare una guerra ingiustificata. Quello che succedeva ai confini dell'Ossetia nella guerra del 2008, quello che dicono i georgiani, è che c'erano i carri armati russi che facevano avanti e indietro, facendo avanti e indietro sul confine, intanto si avvicinavano di qualche metro. Quando si è mossa la Georgia, erano già dentro i confini di parecchio, ma sono terre impervie di montagna, ma si parla di 6.000 metri d'altezza. Cioè, le Alpi sono delle colline rispetto alla catena del Grande Caucaso. E non, e lì vince chi è più forte, c'è poco da dire, non vince chi ha ragione, sempre che ci sia qualcuno che abbia ragione quando si tratta di scegliere di far morire un sacco di gente per dare un nome a un pezzo di terra. E tutto questo discorso si è complicato ancora di più quando, cioè per me si complica ancora di più, e credo anche per tutti quelli che ascoltano, quando si smette di considerare che ci siano solo Georgia, Abkhazia, Ossetia e Russia, gli Stati Uniti per par condicio, ma quando si pensa a tutte le altre parti in gioco, volontari dalla Cecenia, da tutti i popoli, c'era una confederazione di popoli delle montagne che ha mandato delle armate di volontari a supporto del popolo abkhazo. La Cecenia ha aiutato inizialmente, in quanto parte di questo gruppo di popolazioni di montagna, l'Abkhazia, ma poiché la Georgia aveva supportato la Cecenia in una delle guerre russe,
poi ha mandato invece delle milizie a supporto della Georgia, anche qui non è facile muoversi. Poi ci sono i Mkhedrioni. Chi sono? Beh, sono delle milizie autoarmate, sì, molto ben organizzate, quindi non così spontanee come la leggenda le vuole raccontare, che sono in quel punto sospeso tra le mafie locali e i servizi paramilitari, che erano georgiani e se ne andavano in giro a distruggere, a rapinare, a stuprare da una parte e dall'altra. Pieno quelle che noi chiamiamo le mafie, gli oligarchi, che erano pieni di interessi in quel momento, che assoldavano mercenari, che si muovevano, che facevano in modo che i disastri che già c'erano si esasperassero, per non dire le famiglie che si armavano a difesa della loro famiglia, a difesa del villaggio, perché attenzione, tanti villaggi in Caucaso sono monoetnici. In Georgia è pieno di villaggi armeni, ad esempio. In Abkhazia era pieno di villaggi georgiani, di villaggi abkhazi, e poi c'erano tanti, però misti, perché poi sì, c'erano i matrimoni misti, c'erano la famiglia armena che arrivava a un certo punto, la famiglia azera, e poi quelli che arrivavano magari dalla Turchia. Lì chi c'era c'era, ma chi, l'esercito o la milizia o i volontari che arrivavano? Se erano abkhazi, facevano fuori tutti i georgiani e anche quegli abkhazi che non si armavano insieme a loro contro il nemico. Per cui ci sono stati tanti fuochi anche tra persone ufficialmente della stessa bandiera, ma si trattava di difendere casa mia, i miei vicini di casa, e dall'altra parte vicini di casa che si trasformano in aguzzini, in perpetratori, in torturatori. Vecchie invidie da condominio che in situazioni del genere vengono risolte nel sangue. La questione dei punti di vista, la questione dell'oggettività, davvero più uno la persegue e più se è onesto intellettualmente a un certo punto la deve abbandonare, quando si tratta di situazioni così fresche e così carnose, intendo proprio con la carne delle persone morte dentro. Ma basta pensare ai numeri, no? Si dice sempre che i morti di una guerra sono da 1 milione a 2 milioni e mezzo. Perché cambiano? Cos'è? Da una parte contano col sistema metrico decimale, dall'altra no. No, perché ci sono istituzioni e ci sono stati che contano quelli morti sparati o bombardati. Ci sono quelle che dicono, ma e i figli di quelli o quelli che sono stati feriti e sono morti qualche giorno dopo? E le loro famiglie che sono magari dovute scappare, o che hanno preso una setticemia per un'infezione dovuta a un proiettile non estratto, non curato, e muore magari dopo 2 mesi. Beh, immagino che non si muoia dopo 2 mesi per setticemia, però spero di essermi spiegata. Perfettamente. Perfettamente. E mi spiace, io continuerò allora, a fare lo stesso paragone. Chi conta 2 milioni e mezzo. No, ma a me spiace fare lo stesso paragone, ma purtroppo, come dici tu, è difficile trovare cartine così specifiche di quelle aree che vadano a far vedere, perché a un certo punto anche sulle momento della guerra ti dicono qui è l'Abkhazia, queste sono le aree di conquista e fine lì. Però se si vuole un esempio identico, si prende una cartina della guerra in Bosnia, non della Bosnia attuale, che più o meno ha dei confini che sono stati disegnati a furia di pulizie etniche, ma della Bosnia al primo anno di guerra, ed è un delirio. Io quando dovevo raccontarla era un fronte, ma non diffuso per tutto lo Stato, ma particellato per tutto lo Stato. In un villaggio c'erano i bosniaci che ammazzavano i serbi, il villaggio a fianco i croati che ammazzavano i serbi, poi i serbi che ammazzavano i croati, e viceversa. Ed è un qualcosa che è veramente inconcepibile. Sai cosa dicevi tu prima sulla questione della Russia? Io credo che su questo bisogna dargliene merito, purtroppo in senso negativo bisogna dargliene merito, cioè che la Russia ha sempre agito anche su cose su cui l'Occidente, per una questione morale, ha sempre cercato di un po' far finta di niente. Cioè, tante volte l'Occidente si trova a far finta di niente. Sai, l'esempio dei passaporti l'avevo fatto, non tanto con i passaporti, cioè l'accade dell'ossezia ovviamente era razionale per cui avevo parlato dei passaporti, ma poi ho voluto fare l'esempio dei russi che vivono nei paesi baltici, che vivono queste comunità russe numerosissime, che sono tipo il 20% della popolazione in Estonia, una percentuale altissima, che però non hanno riconosciuto quasi nessun diritto dal punto di vista politico.
non hanno riconosciuti i diritti di lingua, non hanno, e sono una percentuale molto alta. È ovvio che l'Occidente fa un po' finta di niente su queste cose, cioè non li ammazzano, buona posto così. L'importante è che non li ammazzino, poi quello che capita non importa, anche se non hanno diritti politici. La Russia ha buon gioco a farsi vedere che va a difesa di queste minoranze. Poi diciamolo chiaramente, non va a difesa delle minoranze, usa quelle minoranze come grimaldello per riuscire ad attaccare uno Stato, come ha fatto con l'Ucraina, diciamolo chiaramente. Però è ovvio che se io sono lì e sono un russo di Estonia e un tempo in Unione Sovietica avevo tutte le libertà al lavoro e adesso sono un cittadino di serie B, arriva Putin e mi dice no, no, tu sei un cittadino di serie A, ti difendo io dico oh, certo, grazie, non c'è, ti ringrazio di questo. Non c'è problema, anche se c'è Oh, stato mi un ha fatto rumore. uscire il gatto Vai che se no tranquilla, che vai tranquilla. È il inizia a bello della miaulare. diretta, è il bello della diretta. Vai, dimmi fuori. E io in questo momento vi posso dire Scusami. che io faccio una piccola recensione di questo stesso video, che non ho idea dopo 43 minuti quanto arriverà, ma francamente potremmo fare l'alba, perché io sto ascoltando veramente rapito questi racconti, quindi grazie. Ti lascio la parola, scusami se ogni tanto ti interrompo. No, grazie a te. Sai cosa? Hai detto una cosa, guarda, mi hai fatto ricordare che ho dimenticato di dire una cosa riguardo alla figura occidentale, no? In tutto questo, in questo scacchiere, in questa scacchiera. Beh, siccome in comunicazione si dice che i silenzi parlano più delle parole, l'assenza parla più della presenza, nel senso che. Beh, qual è? Guarda, questa è una cosa che dicono anche i georgiani. I georgiani sono, dicono, ma perché voi non ci avete aiutato? Perché non siete venuti? Possibile che sappiate solo dispiacervi? Però hanno ragione loro, perché le Nazioni Unite se ne sono andate a gambe levate dal 2008 dalla Valle di Kodori in Georgia. Se ne sono scappate, non perché erano in quel momento sotto i bombardamenti che sono iniziati il giorno dopo che loro se ne sono andati, ma il presidente a caso ha detto ragazzi andate perché noi domani iniziamo e loro se ne sono andati. Beh, specialmente con un paese che avevamo deciso di far rientrare nella NATO, è questo il supporto che diamo? Perché allora mi viene da pensare, beh, ma forse. Se questo è il supporto che dà l'Occidente, non mi viene difficile, capire perché c'è chi lo va a cercare presso altre potenze, il supporto. E, con una certa rabbia, un biologo, georgiano con cui ho avuto diverse occasioni di confronto mi ha detto, beh, perché gli Stati Uniti hanno il coraggio di fare la guerra per le cose in cui credono, per esempio la causa georgiana. Voi invece no, sapete solo mandarci qualche soldo, qualche vestito e dire che vi dispiace tanto. Beh, sì, il dispiacersi, lo stare fermi, dire o poverini o poverini o per favore smettetela, non è effettivamente l'aiuto che avrebbero voluto e se io fossi stata al posto loro penso che l'avrei detto allo stesso modo. Perché gli Stati Uniti invece, ecco, volevo dire questo, sono estremamente presenti in Georgia come istituzioni, come esercito, continuano anche dopo che è stato detto no, Georgia niente NATO. Gli Stati Uniti sono ancora là, sono estremamente presenti e vengono, se loro dicono noi georgiani siamo europei, vorremmo che voi ci riconosceste come membri del vostro gruppo di paesi. È anche vero che il contributo che dà loro, che danno loro gli Stati Uniti d'America non ha paragone, ecco. Sai qual è il problema? È che dal punto di vista geostrategico, diciamo così, è una situazione molto complessa, nel senso che fare la guerra alla Russia per la Georgia direttamente non è fattibile. Cioè, quando a febbraio la Russia ha attaccato l'Ucraina, se 3 giorni dopo, come previsto, avessero catturato Kiev, occupato tutta la zona est del Dniepr e lo Stato ucraino fosse caduto, non avremmo fatto, non avremmo mandato nessun aiuto agli ucraini. Lo facciamo perché possiamo permetterci di aiutare una nazione in guerra senza scendere direttamente in guerra. Ma se così non fosse, se il... Credo che tu ti sia frizzata.
Ok, no, sei defrizzata. Eri in una posa un po' divertente, per quello me ne sono accorto. Però se non... se però fosse andata così, l'Ucraina avrebbe fatto la stessa fine della Georgia, cioè una guerra rapida e noi non saremmo intervenuti, perché, ma giustamente, c'è una paura devastante di una guerra tra grandi stati. Hai ragione a dire l'ONU non fa molto, ma l'ONU è morto in Bosnia nel 96-97, è morto col massacro di Forse anche Srebrenica. prima con Srebrenica. Eh sì, in quegli anni lì, con quegli anni lì, cioè non ha più avuto nessuna possibilità di intervento e Sì. si ha paura di intervenire. Ma un bel cordone di soldati al confine? Con che regole Che di non sparano, ingaggio? però che ci sono, perché tu dici, metti nelle condizioni chi arriva di dire vuoi sparare a qualcuno delle Nazioni Unite, te la senti? Però l'hanno fatto, cioè in Bosnia Probabilmente è l'hanno quello che fatto. avrebbero. Non voglio ragionare sui se e sui ma, però in Georgia sarebbe stato gradito questo. Ora, perché poi veramente questa era solo per dire perché è stato così esasperante lo studio della storia e della questione. C'è un ultimo aspetto sui punti di vista che volevo dire, che tra l'altro c'è un misconoscimento al di fuori che da una parte verso l'altra e tutte le parti in gioco, all'interno delle diverse parti. Nella stessa comunità, perché non è che tutti in Abkhazia la pensano uguale, non è che tutti in Georgia la pensano uguale, ma in stati così fortemente nazionalistici che io nella tesi ho definito come quasi sciovinista la Georgia ed etnocratica l'Abkhazia, quindi l'Abkhazia a un livello decisamente più grave, magari alla fine spiegherò perché. Viene tutto estremamente appiattito, come dire, è davvero difficile e anche bisogna davvero andare a vivere con le persone, starci per mesi prima che si possa intravedere qualcosa di profondo. E magari a questo arriveremo poi quando prenderemo in mano effettivamente il lavoro che ho fatto, però diciamo che altri commenti che erano usciti era questi paesi poveri, questi paesi corrotti. Beh, la Georgia non è così povera, nel senso che è piena di risorse, il Caucaso è molto più paragonabile ai Balcani, per dire, rispetto anche da un punto di vista, diciamo, economico. Magari un po' indietro perché non c'è il turismo, non è tanto conosciuto, ma attenzione, loro hanno fiorfiori di materie prime. Tu hai nominato il gasdotto, che viene spesso ritenuta la ragione per cui i russi vogliono l'Ossezia, perché uno dice perché vogliono l'Abkhazia? Un commento diceva, ma strano che i russi si siano accontentati di così poco. Beh, ma l'Abkhazia era chiamata la perla del Mar Nero durante il periodo sovietico. Ci andavano a fare le vacanze le elite militari e le elite del cinema. Andavano lì. È una meraviglia. Se dopo avremo occasione di vedere qualche foto dell'Abkhazia, è veramente una meraviglia. È un paradiso tropicale a poche centinaia di metri dall'inizio di montagne che spiccano in alto per chilometri. Guarda, Ma l'Ossezia inizio a mettere delle cos'ha? foto, così nel mentre le guardiamo. Ah, se, sì. Posso? Mi... Sì, ma prendi tu quelle che ti ispirano. Visto Se... che mi hai detto Abkhazia. Invece in Ossezia dicevano, ma qua cosa c'è? Qua è tutta montagna estremamente impervia. Sì, però lì passa un'importante linea di tubi che scende dalla Russia. Lì ci Eccole sono qua, le vedi? significative occasioni. Sì. Beh, non sono una fotografa, i miei orizzonti storti sono autoperdonati. Questo è quel parchetto che dicevo che c'è con le tombe vicino ai sentieri. Parco. Bambini col mini carro armato, noi abbiamo le macchinine per i bambini, Sì, c'è il carro laggiù in armato, fondo no? c'è molto lì, ha molto un aspetto sovietico, devo dire. Sì. Qua, allora, questa è una cosa che a me faceva impazzire. Io fotografavo gruppi di uomini per strada. Perché c'erano, questo uguale in tutto il Caucaso, in tutto il Caucaso del Sud, perché io conosco il Caucaso del Sud, gruppi di uomini in strada che giocano a scacchi, o a dama, o a quello che noi chiamiamo backgammon.
È qualcosa che mi ha sempre affascinato tantissimo. Quindi in un sacco di mie foto si trovano questi gruppetti Di anziani. di uomini. È una delle socializzazioni proprio dell'uomo maturo o dell'uomo che lavora, perché ci sono, per esempio, dove ci sono le stazioncine dei taxi, ci sono proprio i tavolini per le pause con questi giochi da tavolo. Bene, in tutto il Nord Africa mi viene in mente, ho sempre visto giocare a backgammon, che fossi in Marocco, in Tunisia, in Egitto, persino in Turchia, giocare veramente tanto. È il gioco di quelle parti, c'è poco da fare. Beh, posso fare un paragone assurdo, sembra la Liguria da come la gente è vestita e dal mare. Chi era il Beh, ecco, qua confine? si vede, allora questo è il confine tra, adesso vedi, se io dico tra la Georgia e l'Abkhazia, parlo da pro-Abkhazia, perché sembra mettere alla pari le due istituzioni. Questa è come vorrebbe l'Abkhazia che si parlasse. Come vorrebbe che si parlasse la Georgia? Dire tra la Georgia de jure e la Georgia de facto, che è il linguaggio delle Nazioni Unite, no? Oppure dire tra la Georgia e la regione separatista momentaneamente sotto occupazione russa dell'Abkhazia. Io ho fatto già una tesi di 380 pagine. Se avessi usato ogni volta tutte e due le diciture per par condicio, sarebbero diventate 450, quindi per pura comodità Sopravvivenza. mia io parlo di Georgia e Abkhazia. Tra l'altro noto che dal lato georgiano ci mettono anche la Prego, bandiera europea. penso che si intravede, e quel botteghino sulla rosso, bravo, quello che stai indicando, è un checkpoint non ufficiale georgiano. Perché non ufficiale? Perché ufficiale vorrebbe dire che è davvero un confine. E lì tu non ti devi fermare. Io mi sono fermata in quanto straniera, in quanto a noi viene detto, e chiunque vada in Georgia lo sa, che se ci vai, l'ambasciata italiana non ti garantisce la protezione che offre invece In ai Georgia. cittadini che sono nel resto della Georgia o in Georgia. E quindi io sono andata solo per lasciare traccia che ero passata di lì, in modo che ci fosse scritto su un foglio ufficiale che io quel giorno ero passata di lì. Nessuno ha l'obbligo. Vai pure avanti, dovremmo vedere qualcosina in più. Questo era il carro, però forse qualcun altro era il carro. Allora, il confine, o come viene detto in ambito internazionale per fare tutti felici, la divide line o la ceasefire line è un fiume che si chiama Nguri. Il ponte che attraversa questo fiume può essere percorso per convenzione tra le due parti solo da questo carretto. Beh, sono due o tre, ne stanno avanti Aspetta che ti sto e tante perdendo dal punto persone di vanno vista a del... piedi, Aspetta un attimo. chi non va a piedi. Meglio. Stavi dicendo che ha attraversato solo da Io ti questo sento carretto? benissimo. L'unico mezzo che lo può attraversare è quello. Ci sono degli ostacoli messi dall'una e dall'altra parte, anticarro. Ci sono, beh, quelli che vengono messi, non so come si chiamino, quei trapezi di cemento che vengono messi adesso anche da noi all'ingresso delle piazze, antiterrorismo, Ah, sì. antiattacchi Sì. terroristici. Ci sono delle dentature metalliche che sono pronte ad alzarsi. Questo è l'unico mezzo accettato, per fare una nota. Il bello della E qua vediamo diretta, ancora. sì, il bello della diretta lo diciamo perché poi magari uno sembra che abbiamo interrotto il discorso a metà e che ci è saltata la connessione, quindi adesso possiamo ripartire. Si vede che il Esatto. carretto ci faceva impressione anche a tutti noi, insomma, quindi chiudiamo con questo mostro sovietico Confine. qua alle spalle, tra l'altro, che io veramente Allora, adoro. qua abbiamo ancora i miei uomini che giocano a scacchi, e dietro quello che tu dici come mostro è l'Amra, che è uno dei ristoranti che è stato lo status symbol dell'Abkhazia Perla del Mar Nero. È una di quelle cose che non è stata ristrutturata, non è stata distrutta e dismessa. È mantenuta come simbolo di tutto quello che era bello e che è stato distrutto durante la guerra. Sempre per ricordarci ogni giorno che la guerra c'è, può tornare tutto quello che abbiamo sudato per arrivare a oggi.
Io ho un Andiamo amico pure che è avanti. appassionatissimo di architettura sovietica, gira a cercarli ed è stato tra l'altro anche in Abkhazia, quindi sicuramente questo l'ha apprezzato tantissimo. Andiamo avanti, solo che, scusami, Sì. che io purtroppo per andare avanti devo ripartire da qui. Ah, Ecco, qua si questo. vede il ristorante un po' più da vicino. Questa è la spiaggia proprio in centro città, eh. E invece più interessante è questa che dici ma a vederla non ti ci fermeresti mai e invece c'è scritto Suhum. Suhum è il nome russo per Suhumi. Ah, ok. Suhumi è in georgiano e in inglese, io lo riporto così in italiano. I georgiani sono avvelenati da quando è stata messa quella scritta. Perché dicono questa è la dimostrazione della russificazione dell'Abkhazia, perché in Abkhazo tra l'altro non si direbbe nemmeno Così. Però così, c'è la bandiera quindi. dell'Abkhazia in alto a destra, che magari è un Ma po'. assolutamente quelle sono le foto di Erzimbal, il primo presidente abkhazo che è amatissimo, dell'Abkhazia autodichiaratasi indipendente, è amatissimo. E poco dopo questa scritta ne è stata messa una Tbilisi con scritto Tbilisi. In Georgia, quindi vedi come la geopolitica del conflitto si manifesta in micro pratiche, per quello che dicevamo anche prima, no? Sempre. Andiamo pure Assolutamente. avanti, qua siamo a Gagra, che è una città, era la città alto borghese, aristocratica, artistica della Georgia, e questo teatro è vuoto, non è più stato ricostruito. E andiamo pure avanti. Sì, qua si vede un po' il teatro e guardate il Mar Nero, come è azzurro qui a Gagra. Più si va a nord sul Mar Nero, più diventa così cristallino. Bello. Qui era la notte per la memoria, era morto qualche personaggio pubblico del mondo dell'arte, mi pare, e avevano messo tutti questi lumini. E questa è una foto che c'è al museo etnografico di Soukhoumi di una donna che piange il figlio, il nipote, che era andato a combattere qua. Dove ti ospitavano? Sì, una delle case in cui sono stata ospitata. Senti, io ne approfitto di questa foto per chiudere un attimino le immagini e arrivare alla domanda che forse avevo fatto all'inizio, ma che poi abbiamo svicolato. Cosa sei andata a fare da quelle parti? Ti rispondo subito, finisco un'ultima cosa, scusami, Vai. so che è odioso quando qualcuno No, fa così, figurati. ma perché tutta questa lunghissima risposta di 40 minuti a quel commento sull'essere di parte, comunque è dimostrato dalle prove che ci sono, fotografiche, filmiche, i testi di qua e di là, che se è vero che sono stati cani e porci da tutte e due le parti, sono stati più espliciti e impattanti in termini di numero di morti e di risultati ottenuti. Gli attacchi operanti da parte abkhazo russa rispetto a quella georgiana, per cui questo è al momento innegabile, salvo possono essere messe in evidenza altre prove. Chiuso, così finalmente esco un Anche po' se dalle devo parole essere sincero, scomode. io sono assolutamente sempre stato dell'idea che è meglio condannare, cioè condanno tutti senza fare grosse classifiche e non amo moltissimo quella cosa di dire chi ha ammazzato di più, chi di meno, però capisco la tua Eh osservazione in no. pieno. No, ma perché parlando di queste cose ogni parola può essere fraintesa e poi basta prendere una frase isolata, ah, è così, no, dal contesto. E no, però si capisce perché sono impazzita, infatti a un certo punto ho detto basta con la storia, adesso io invece di occuparmi della storia mi occupo delle storie, delle persone, di come questo conflitto così inindagabile, inconoscibile. Con cui è difficile ragionare se non in termini di buon senso, ma forse neanche quello, viene vissuto. E ora ti rispondo, cosa ho fatto in Georgia? Allora, beh, la maggior parte del mio lavoro di ricerca viene, dall'anno che ho fatto come volontaria perché lavoravo in una scuola per rifugiati georgiani dall'Abkhazia, lavoravo, facevo dei laboratori di educazione non formale, di inglese e di italiano. Ai bambini e ai ragazzini che frequentavano questa scuola per rifugiati interni e
E lì mi sono iniziata a fare un sacco di domande. La scuola, tra l'altro, è un ambiente su cui ho ragionato e ho ricercato tantissimo poi dopo nel dottorato. E durante il dottorato in sé sono stata appunto quasi 2 anni e ho vissuto in parte da sola, prevalentemente a Tbilisi, e in parte presso alcune famiglie di alcuni centri per rifugiati. Poi spiego perché non va bene usare la parola rifugiati, però intanto ci capiamo con questa, che tutti la conoscono. E ho vissuto con loro in questi centri collettivi, poi facevo delle pause, andavo a casa mia per un pochino, ritornavo da loro, giravo diversi campi, andavo in diverse città. Poi appunto verso la fine sono stata in Abkhazia, e mentre ero là, oltre che a fare la ricerca, la ricerca tra l'altro come antropologa, l'antropologia è quella disciplina che studia il valore simbolico e culturale che le persone danno alle cose. Quindi non si va a vedere chi ha ragione o chi ha torto nella guerra, ma come nella vita quotidiana questa guerra viene incorporata, quindi come viene trasformata in una pratica quotidiana, in qualcosa che si fa. Non si fa ricerca con le crocette, no, ma secondo te chi ha vinto la guerra? A posto, no, si fanno domande aperte, si sta con le persone, si impara a stare a tavola con loro, a capire i significati delle parole, bisogna reimparare a stare in un'altra cultura, in un altro mondo. È un lavoro estremamente lungo, la ricerca qualitativa, proprio perché non porta fuori dati statistici, ma porta fuori i vissuti delle persone. Ho fatto questo e poi lavoravo appunto in progetti di costruzione della pace, prevalentemente progetti di educazione non formale europea per giovani adulti, e uno grande tra Abkhazia e Georgiani per la UNDP, non mi viene in italiano come si dice, la sezione delle Nazioni Per i Unite rifugiati, attiva nei territori di guerra per i programmi educativi. che non è l'Alto Commissariato per i rifugiati, No, ma è, no, UNDP, ma è, non mi viene. perché è Development Program, quindi è Vado a guardare. proprio, vabbè. Comunque, questo può spiegare un po' perché, magari anche in base a cosa io dico quello che dico, magari no, però bene saperlo. Ed ero là per questo. Io ci sono andata perché Programma a delle Nazioni Unite per lo sviluppo. me, ecco, Perdono. sono andata perché quando io ero stata là a fare il volontariato, io ero rimasta rapita da questo legame con la terra, il radicamento viene chiamato, no, in termini tecnici. E Simone Weil dice che non c'è niente di più profondo nell'umano come il radicamento, e che se un bisogno che viene misconosciuto può solo dare origine a una serie di disgrazie infinite. Infatti. E questo legame con la terra mi faceva interrogare sul rapporto con l'identità. E in particolare io avevo a che fare appunto con questi georgiani che venivano dall'Abkhazia, che possono essere grossolanamente definiti rifugiati, ma che in realtà sono rifugiati interni. Rifugiati interni o sfollati, questi sono i termini italiani, in linguaggio internazionale si dice IDP, gli Internally Displaced Person. Qual è la differenza tra un rifugiato e un rifugiato interno? Che il rifugiato interno non attraversa un confine internazionalmente riconosciuto. Quindi per Tbilisi sono rifugiati interni. Per Soqum e per Mosca sono rifugiati. Con profughi, con profughi in italiano si può bypassare tutto questo. Ma perché è importante sottolineare questo interni? Perché queste 240.000 persone, più o meno, che se ne sono andate nel 93, negli anni a seguire, poi con il 98, il 2008, sono arrivate altre, ma la grossa parte è arrivata lì, sono arrivate in una Georgia distrutta, nel bel mezzo di altre guerre civili in corso, e hanno occupato, sono arrivati tutti insieme, tanti marciando a piedi attraverso i valichi di montagna, attraverso le nguri prima che diventasse impraticabile,
oppure portati da navi ucraine dal porto, dai porti Abkhazi, il giro per arrivare in Georgia. Queste persone arrivavano tutte insieme e occupavano case che trovavano vuote, case vacanze, oppure venivano date loro spazi come per esempio le scuole, o magari non venivano dati, loro andavano e trovavano un posto dove potevano stare, ospedali, alberghi. E negli anni, in tutti questi anni, perché insomma ne sono passati un po', tanti di questi centri collettivi rimangono ancora in funzione. Formalmente uno degli obiettivi, questo no, lo rimandiamo dopo, fa comodo a tutti che sia così, specialmente a chi dice che cambierà la situazione. Ma e chi ci fa campagna elettorale? Posso farti una domanda? Ma anche chi c'è anche lì chi ci fa campagna elettorale? Non è fa campagna elettorale sulle accise? Ogni qualche anno compaiono poster per la strada di bambini dicendo che piangono, dicendo io piango ancora perché non posso tornare a casa mia. Ogni qualche anno escono queste cose, e tra l'altro qua si arriva su una questione scottante, perché quei bambini non sono di fatto rifugiati, perché sono nati e cresciuti a Tbilisi, a Kutaisi o dove, a Zugdidi o nelle città dove sono arrivate le loro famiglie. E adesso io non so quanti anni hai tu, Joele? Sono dell'85, 37. Ecco, io sono dell'87. Tieni conto che i nostri coetanei avevano tra i 5, i 7 e gli 8 anni nel momento in cui c'è stata la grande fuga. Sì, sì. Quindi sono fuggiti i genitori, i figli, e ora ci sono i nipoti. I nipoti di fatto non sono rifugiati interni, ma hanno legalmente questo status. Questo è un grandissimo dibattito interno, e le accuse che vengono fatte verso questa consuetudine è che è per tenere alto il numero dei rifugiati, che col tempo continua ad aumentare, quindi con le nuove nascite. Vengono chiamati, se sono IDP, i rifugiati interni, i loro figli sono i post-IDP, perché loro vivono un nuovo sfollamento. Quelli che sono arrivati si sono trovati in questa realtà dove hanno ricominciato a vivere in un modo o in un altro. Molti, quelli che hanno potuto e quelli che hanno voluto, si sono costruito una vita anche al di fuori da questi centri collettivi, ma non è stato così facile uscirci. E hanno dovuto imparare a stare in un posto che effettivamente non era casa loro, per quanto fossero georgiani tra georgiani. Ma immaginiamo come se venisse preso l'Alto Adige, quegli italiani di Bolzano che vanno a Trento, non sono così lontani da, e vanno a rifugiarsi a Trento, facciamo finta, non sono così lontani da Bolzano, ma comunque Trento non è casa loro. Sì, sì. Quelli che arrivano a Verona sono ancora un po' più lontani, però comunque sono abbastanza vicini, ma quelli che arrivano a Bari sono sempre nello stesso paese, ma sono comunque lontani. Come li vivono i locali? Cioè, come quelli di Verona, di Trieste, di Bari, come vivono l'arrivo di questi? Come l'hanno vissuto? Cioè, a parte la prima fase in cui ovviamente penso che sia stato di aiuto, ma poi oggi, dopo 30 anni, come li vivono ancora? Male, nel senso che vengono accusati di essere parassiti del welfare. Di dire che sono aiutati più di altre fasce povere, che questo nelle lamentele a tu per tu, perché poi nel discorso pubblico no, bisogna tornare in Abkhazia, poverini devono tornare a casa, è casa loro, è casa nostra. Però la realtà è che vengono spesso visti come persone che si sono adagiati, una comunità che si è adagiata aspettando di tornare in Abkhazia. Di fatto quello che è successo, per stare molto su un oggetto concreto, i fagioli. Viene spesso detto, ma durante la guerra erano i rifugiati a vendere i fagioli alla popolazione che li ospitava. Perché? Perché arrivavano le Nazioni Unite, immagina queste città, senza elettricità, senza questo, senza niente, cercavano le famiglie rifugiate e davano loro le scatole di fagioli, e alle altre niente, ma erano senza elettricità tutti però. Per cui di nuovo anche qui le presenze esterne, anche quando vengono a fin di bene, creano occasioni d'attrito.
E in più, appunto, alcune di queste famiglie hanno preso case vacanze o case libere in cui poi sono stati, da cui non sono andati via, alcuni ospedali, alcune scuole non sono più tornati a essere quello che erano. E hanno dei benefit statali, pensa che ancora a distanza di tanto tempo ci sono delle scuole solo per loro, non obbligatorio, sono pochissime ormai. E tra l'altro, siccome per alcune cose le scuole per i rifugiati sono migliori rispetto alle altre, ci sono famiglie non rifugiate che mandano i figli lì perché sono più seguiti, perché sono una comunità dove c'è uno spirito molto stretto di adesione, di coesione. C'è un ministero, c'è un'università, all'inizio c'erano anche gli ospedali per i rifugiati interni, adesso poi via via queste istituzioni sono andate disgregandosi. All'inizio per qualche anno c'è stato anche il governo abcaso in esilio, cioè il governo georgiano d'Abkhazia in esilio ospitato a Tbilisi. Beh, con questa situazione come fare a non avere un bel po' di odio sociale? Ovvio. Te la prendi sempre con i più poveri, quelli che stanno peggio, non con quelli che... Sì, perché di fatto è diventata una guerra tra poveri, ma non tanto la questione dei rifugiati dall'Abkhazia che se ne sono andati da lì, è che nel bel mezzo, come tu hai spiegato nella pillola, non quella scorsa, quella prima ancora, c'erano diversi conflitti armati o non armati che stavano avendo luogo ovunque nel paese, per cui l'inizio è stato indubbiamente duro. E questa è stata l'esperienza degli IDP. A distanza di tempo c'è chi si è integrato di più, di meno, c'è chi è professore universitario, c'è chi è medico, è primario, c'è chi è un artista, c'è chi è disoccupato, c'è chi... Sono sciolti nel resto della popolazione, come giustamente doveva essere. Allora, essendoci, una delle cose è perché dopo così tanti anni, georgiani tra georgiani, non c'è stato ancora questo intreccio profondo, e io sono andata a indagare questo, perché il legame con la terra perduta sembra essere il più grande blocco, la più grande resistenza per l'integrazione, nel senso che se ci viene relativamente facile, anche per paragoni che in qualche modo possiamo fare con la nostra realtà, sul perché la popolazione ospitante non sia così felice della popolazione ospite, io sono andata a indagare un po' il processo contrario, perché si dà un po' per scontato che chi arriva voglia integrarsi e qui c'è non voglia. È anche vero il contrario, e questo mi affascinava incredibilmente, proprio e qua casca a fagiolo la questione che ho detto prima dei bambini, legalmente considerati rifugiati, ma loro sono post rifugiati, non sono sfollati ma post sfollati. Qual è lo sfollamento che vivono loro? Il fatto di essere nati in un posto che ogni giorno gli viene detto non essere casa loro. Sì, sì, che altrimenti sono loro. È una cosa propria di chiunque si sia spostato di casa. Cioè, io penso, sembra una stupidaggine, io vengo dal Piemonte, che è una zona in cui c'è stata una forte immigrazione proveniente dal sud Italia, e quando ero io bambino c'era ancora chi diceva no, tu sei piemontese, tu sei calabrese, ma il calabrese era nato in Piemonte, e faceva ridere come idea, però c'era ancora l'idea di separare questi, chi era immigrato da chi invece aveva discendenti nati e cresciuti lì, e quindi questa cosa la capisco pienamente, proprio un po' sulla mia pelle. Peraltro, se vogliamo, in Italia quello che ha un po' risolto, tra virgolette, questa situazione non è stato il tempo, ma il fatto che poi sia arrivato qualcuno che era più diverso ancora, e quindi improvvisamente da io sono piemontese, io sono siciliano, è diventato io sono italiano, noi siamo italiani e loro sono arabi, per dirne una, e che è una cosa molto triste se ci pensi un po' dell'umanità. Per carità, è sì, naturale creare e mantenere dei gruppi. Pensa solo a quante persone in America si definiscono ancora italo-americane e magari hanno un bisnonno o un trisnonno che era nato in Italia, che fa ridere, cos'hai? Cos'è che è ancora di italiano? Però è ancora l'essere comunità. Di nuovo, sì, il paragone secondo me è pertinente, ma qua c'è un interrogarsi più, diciamo, su... Io nata qui, che però dico che non sono di qui.
cioè non come gli altri mi etichettano. Ok. La mia ricerca era su questo, era sì, io sono nata a Tbilisi, però sono una georgiana d'Abkhazia. Ok. Sì, io quindi, sono quindi nata è la questione degli italo-americani. Io sono italo, io sono sì. italiana, ma sei nata in Italia? No, c'è nato il mio bisnonno. Adesso questo ovviamente qua è passato più tempo, sì. però. E la differenza però tra l'italo-americano e il georgiano d'Abkhazia è che l'italo-americano può tornare in Italia quando vuole. Legalmente e senza rischiare la vita, il georgiano d'Abkhazia non può assolutamente tornare. I confini per loro sono invalicabili, è molto difficile per noi stranieri, per un georgiano è impossibile se non per una cerchia ristretta, ma magari di questo ne parleremo un'altra volta, penso sicuramente non dopo, ma o non ne stiamo parleremo continuando proprio. A mettere carne al fuoco, quindi un giorno quindi ne faremo altri di questi incontri, perché stiamo veramente mettendo un sacco di carne al fuoco. E non lo dico per dire, perché secondo me di cose da di parlare ce ne sono veramente tante. Volevo farti un piccolo assist da quello che mi hai appena detto, perché io ho pensato, mentre parlavi del fatto che... attenta solo quando appoggi qualcosa sul microfono, forse ogni tanto parte questo rumore... Ok, no, è solo perché poi... ho pensato, mentre tu parlavi del fatto che questi Abkhazi ancora immaginano di tornare nella loro Abkhazia, mentre prima abbiamo detto, cioè i georgiani di Abkhazia, così ci capiamo, vogliono tornare nella loro Abkhazia, ma prima abbiamo parlato degli Abkhazi che si sentono a casa loro nella loro Abkhazia, e allora mi è venuto in mente il titolo della tua tesi, che è poi il titolo di questo video, cioè immaginare l'Abkhazia, cioè il fatto che entrambi immaginino un'Abkhazia che è la loro Abkhazia, e che viene da chiedersi chi dei due immagina la vera Abkhazia. Ovviamente nel presente la vera Abkhazia è quella degli Abkhazi che sono rimasti qua, niente da dire. Però, e qui mi riallaccio io ad alcuni commenti che ho visto sotto i miei video, perché io come te mi faccio del male fisico, andandoli a leggere tutti, e quando parlai della guerra di Abkhazia... Sì, insultano te, adesso i commenti sotto questo video insulteranno me, ma finora non ho insultato solo te. Giusto. Nei commenti sotto il video in cui parlavo dell'Abkhazia è arrivato un sacco di gente a dire proprio... Ma l'Abkhazia non esiste, cioè l'Abkhazia è un'invenzione, l'Abkhazia è un'invenzione, è sempre stata Georgia. E io mi ricordo quando andavo a cercare le fonti, quello per il primo video, quello in cui parlavo dell'epoca medievale e tutto il resto, sembrava di avere delle fonti schizofreniche. C'era chi diceva l'Abkhazia è sempre stata separata dalla Georgia, si è unita per un secolo ma è un territorio diviso, e chi diceva no no, l'Abkhazia è sempre stata georgiana, anzi uno dei cuori fondatori della Georgia, e poi è stata divisa per la politica di potenze tra Impero Ottomano e russi e persiani. Ma non mi prendi in giro, cioè hai ragione, ci devono essere due versioni, un briciolino cercate di collimare, se no mi rendo conto che sia poi difficile. No, creare. Sono proprio, è come quando marito e moglie, no, parlano della stessa cosa, e se tu li ascolti pensi che stiano parlando di due eventi diversi, e hai bisogno, no, quando stanno litigando hai bisogno che uno dei due ti dica no, stiamo parlando della stessa cosa. Sì, sì, sono storie che per assurdo vanno in parallelo, non si toccano mai. Ma ecco, quanto è importante questa immaginazione, questo modo di pensare l'Abkhazia, questa Abkhazia ideale, che vuol dire anche pensare al passato, e allora mi riallaccio a quello che hai detto prima della distruzione del museo etnografico, che diventa anche un atto politico per distruggere il passato, come dire io ti impedisco di dimostrare le tue radici, ti impedisco di mostrare le tue ragioni. Ma allora io... cambierai titolo al video, perché dovrebbe chiamarsi video sui punti di vista e le fonti nelle guerre civili georgiane. Però ora che ci avviciniamo al titolo originale come argomentazione, allora io non posso che portare la copertina che io ho scelto. Fammi fare questa cosa da boomer che deve controllare quando è giusta la foto. Assolutamente, ma magari in realtà un pezzo poi. Della foto è la copertina del video, quindi quel pezzettino l'hanno visto, il centro dell'immagine. Allora, io qui sono nel centro collettivo di Samgori. Questa è la mia nonna georgiana del centro collettivo, questa è la nostra vicina che veniva tutti i giorni a bere il caffè con noi. E le ho trovate e ho fatto questa foto, che loro non sanno che ho fatto, che erano appoggiate, guardavano fuori. E quando poi sono entrata in casa, è rientrata... alla mia nonna georgiana, le ho detto, ah, cosa facevi? Ah, immaginavamo come sarebbe se fossimo in Abkhazia.
lì mi è venuto il titolo. Quindi, beh, per risponderti sul serio, non che questa sia una bugia, però per rispondere, diciamo, su un altro livello, io, come ho detto prima, a un certo punto ho chiuso con la storia perché non ne uscivo più. E ha detto no, andiamo a vedere cosa vive la gente, come lo vive la gente, cosa pensano davvero, perché sennò di libri io posso morire seppellita e senza comunque arrivare a capire qualcosa in più rispetto a dove sono. Siamo abituati a immaginare che la ricerca sia su qualcosa di concreto, di tangibile, oppure che sia filosofia. E io ho provato un po' arrogantemente a trovare un nuovo soggetto di ricerca, l'immaginazione. Cioè l'immaginazione però non come speculazione filosofica, ma come un visto e inteso e lavorato come un oggetto reale. Cioè quando io ero là la guerra c'era stata quando ho fatto la ricerca a 24-25 anni prima. Cioè questi, i miei informatori erano diventati rifugiati interni 24-25 anni prima. E io li sentivo continuamente parlare di Abkhazia, li vedevo continuamente tirare fuori quelle poche cose che si sono riusciti a portare da casa. E questa Abkhazia, Abkhazia, Abkhazia c'era continuamente nei discorsi. E dicevo, ma è qualcosa che di fatto anche il ricordo è decaduto perché è stato ricordato così tante volte, che è diventato una forma di quelle cose sospese tra la realtà e la non realtà, ed è qualcosa che plasma la vita di tutti i giorni, per cui l'immaginazione è l'immaginazione della terra perduta, dell'esilio in terra straniera, non straniera, e il mito del ritorno alla terra d'origine. Quindi come questa Abkhazia. Per gli adulti, 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 intendo la generazione dei nostri genitori e nonni, perduta. Per quelli della nostra età, vagamente ricordata. E per quelli più giovani di noi, magari mai nemmeno vista. Per i bambini, ancora di più. E questa immaginazione davvero plasma la vita di tutti i giorni. Perché è un vivere continuamente sentendoti che non sei a casa tua. Uno dei fenomeni delle migrazioni è la deterritorializzazione, l'allontanamento dalla terra d'origine e la riterritorializzazione altrui, cioè altrove. Questo essere sempre e perennemente sospesi in una relazione che non viene mai risolta, rende davvero sospese le vite. E io infatti dico sempre che come è congelato il conflitto, perché di fatto c'è stato un cessate il fuoco che è aspettato, insomma, da un pochino, ma non è che si è arrivata a una soluzione che di fatto i governi tra loro hanno veramente preso un accordo. Il conflitto congelato e quantomeno fino a quando non si risolverà quello. Anche la vita di tutte le comunità sfollate rimarrà congelata, ma i danni traumatici e post-traumatici rimarranno per molto di più, tant'è che vengono, beh, ora la medicina, la scienza, no? Con l'epigenetica, ora non so, magari tu sei fortemente avverso, ce l'hai in simpatia, non lo so, però dice che effettivamente c'è una trasmissione intergenerazionale anche da un punto di vista emotivo e traumatico. Andrà avanti molto, 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 molto di più nella vita reale delle persone. Quello che succede un giorno, oggi, uno sparo, un'esplosione che c'è, finisce, si esaurisce, dopo tot anni viene concluso da un punto di vista storico-politico, ma ora che si risolva davvero nella vita delle persone, si può trascinare davvero per tanto. E forse a questo punto, mi piacerebbe leggere, se tu pensi che possa essere interessante, alcuni pezzi di intervista della mia tesi. Vai pure. Quindi c'è per parlare non con le parole mie, ma con le parole delle persone con cui io sono stata. Prima di questo volevo dire però una piccola cosa. Vorrei paragonare, magari tu ne hai parlato in qualche video, della marmellata di Bloch, No, gli studi non l'ho tirato sulla fuori, no. rivoluzione.
Allora, questo intellettuale, questo professore di storia ebreo che nella Francia, mentre diciamo tutta l'Europa stava andando verso il secondo conflitto mondiale, scrive a un suo collega dicendo: "Ma tu ti sei mai interrogato sulla marmellata? Perché noi diamo per scontato che l'abbiano sempre fatta tutti, ma lo zucchero c'è da poco, ma adesso forse ho detto delle cazzate pazzesche su Mark Bloch." No, no, me lo ricordo la cosa sulla Però, marmellata. Sì, forse non fate. la questione delle piccole cose, che sono anche le più difficili di cui Esatto, discutere, ma che che dici? sono la base, la storiografia. Adesso, la battuta di prima che ho fatto all'inizio sul fatto che gli storici antichi dicessero ho sognato una guerra, quindi te la descrivo come è andata. Oggi sembra una stupidaggine, ma ho visto una fluttuazione del 3% nel prezzo delle banane a Porto Rico, quindi dal punto di vista economico è successo questo perché c'è stata quella. Cioè, quindi è una cosa vera, cioè, e anche poi dal punto di vista storico è molto affascinante perché sono le cose che non rimangono. E questo che tu sei. Perché è molto interessante quello che tu stai raccontando di come vivono le persone? Perché è la quintessenza di ciò che tra 100 anni non sapremo più. Cioè, non sapremo più, noi sapremo quando è finita la guerra in Abkhazia. Noi magari tra 100 anni sapremo anche qual è stata la soluzione finale, se mai se ne troverà una, ma non sapremo più realmente che cosa pensava la tua nonna georgiana dell'Abkhazia della sua volontà di tornare. Diranno che per 30 anni sono esistiti questi rifugiati, 40, 50, ma quali fosse il loro pensiero si perderà ed è un peccato. Perché è la vita di tutti i giorni delle persone che è anche una delle cose più affascinanti dal punto di vista storico da andare a vedere. Guarda, un importante antropologo italiano dice che non bisogna tanto preoccuparsi per la perdita delle tradizioni, quindi magari alcune cerimonie religiose, alcuni balli popolari, che no, c'è la discussione, ormai sono solo eventi turistici, ormai i giovani non lo fanno più, che l'importante è documentarli. Perché cioè, non si può andare contro la storia e pretendere che venga ripetuto tutto perché pensiamo che sia sempre andata così. Poi se riflettiamo sulla questione della marmellata, ma la marmellata non è che si è sempre fatta, lo zucchero c'è da pochissimo, è da pochissimo che costa poco, quindi la marmellata è una cosa rivoluzionaria delle vite di qualche anno fa e che noi diamo per scontato, no? È lo stesso identico discorso, l'importante è sapere, no? Un po' la storia della marmellata, così se ne potrà parlare un giorno. E diciamo, se è utile qualcosa la ricerca qualitativa è proprio questa, perché mentre la ricerca quantitativa fornisce dati su cui lavorare, quella qualitativa fornisce la storia umana che c'è attorno a quel dato. E questa, come dici tu, muore perché muore con le persone, ma se ne rimane una traccia scritta, è qualcosa per cui in futuro Gioele di Gioele di Gioele, una Elena di Elena di Elena, potranno guardare questo strumento arcaico che sarà ritenuto un video di YouTube e un PDF che penseranno sia come noi vediamo ora i floppy disk, con dentro un articolo, un qualcosa di, no? Sì. Che va a spiegare come vivevano le persone e si interrogheranno su come noi vivevamo commentando nel modo in cui commentiamo le cose. Che mio padre al Diranno, no, mercato vedi, loro comprò. avevano questi filtri, era tipico dei primi anni 20 questa cosa. Mi Sì, prendi tutti mi. dicevano così. Ti sei fatta un lancio perfetto, e quindi adesso ascoltiamo le parole di chi è lì. Allora, se vuoi dire qualcosa tu mentre trovo il punto No, mi dovevo perfetto, preparare prima, intanto. non sono bravo a improvvisare, racconterò una barzelletta così smorzerò tutta la serietà di questo momento così Va bene, serio. no, ma dicevi dei commenti, qualcosa No, sto tu, scherzando, sì. anche tu che sei Ma caduto devo nel essere sincero, in guardare. realtà io per primo ho trovato, ed è una cosa veramente più difficoltà, a reperire delle fonti rispetto alla questione balcanica. Oltre che per una questione di cosa dicevamo all'inizio, oltre credo per una questione semplicemente territoriale, cioè legata al fatto che fisicamente i Balcani sono a fianco a noi ed è molto più facile, anche credo per una questione di immigrazione, cioè comunque avendo avuto una forte immigrazione proveniente dai Balcani,
in qualche modo certe problematiche si sono trasferite qua, sono diventato un argomento interessante e quindi c'è anche stato chi nell'Occidente ne ha scritto perché sapeva che qualcuno poteva interessarsi. Non è un caso che commenti sulla storia georgiana sono talvolta arrivati scritti con Google Translate, mentre invece commenti sulla storia balcanica arrivano magari in un italiano sgrammaticato, ma che è di chi ci vive qua. Segno che è anche più vicino a noi perché fa parte del substrato di chi ora vive con noi. Ed è un problema. E mi rendo conto che veramente noi studiamo dal punto di vista storico una piccola parte del tutto, ma soprattutto una piccola parte dal punto di vista geografico. Io ho ricevuto delle richieste di fare delle pillole. Perché non ci racconti, non fai una pillola sulla storia dell'Africa? Sulla storia dell'Africa? Una pillola? Cioè, non mi chiederesti mai di fare una pillola sulla storia Della storia dell'Europa? dell'Europa. Sì. Io ricordo, ti faccio un ultimo esempio, poi ho visto che hai trovato, quindi non. Su quanto veramente a volte spazialmente non ci rendiamo conto delle differenze. Ho fatto una serie di pillole sui mondiali. E ho fatto una battuta sul fatto che quando è stata fatta la pillola dei mondiali in Sudafrica, la canzone dei mondiali in Sudafrica 2010, te la ricordi Waka Waka? Waka Waka è ispirata ad una canzone popolare. E uno dice: beh, ma è una canzone popolare africana. Sì, ma è una canzone popolare del Camerun, che è da tutt'altra parte rispetto al Sudafrica. Ma nella nostra mente, o sui giornali, canzone popolare africana, come se fosse tutta un'unica cosa. Il Caucaso, anche per chi sa un po' dov'è, è un po' tutto un'unica cosa, che siano ceceni, che siano georgiani, abcasi, armeni, azeri, e poi hanno delle storie completamente diverse, che portano a mondi completamente diversi, che a volte è difficile raccontare perché manca proprio, bisogna partire dall'inizio. Cioè, se io dico, parliamo della Serbia. Posso risparmiarmi di dire dov'è la Serbia e se dico Belgrado tutti sanno di cosa sto parlando. Se io dico parliamo dell'Azerbaigian, devo mettere una cartina per far vedere dov'è, perché magari uno ha l'idea più o meno di dov'è l'Azerbaigian, ma poi solo più o meno. Poi se devo dire qual è la capitale, le città principali, non le sa nessuno. Ed è difficile purtroppo trovare queste cose perché. La storia si nutre anche di libri che devono essere venduti e che quindi se tu fai un libro sulla storia dell'Azerbaigian, te lo compra nessuno. Guarda, visto che dici Azerbaigian, mi fai venire in mente le due foto che ti ho mandato su WhatsApp, se le vuoi condividere un Oh, secondo caspita, prima non della le ho messe da lettura. parte, le metto qua a fianco poi nel video, le metto qui qua a fianco nel video quando lo monto. Quindi fai conto come se le vedessi in questo momento. Aspetta, proviamo a fare un'altra cosa da boomer. Provo a metterle col cellulare, tu mi dici se si vede, tanto, tanto la foto è Prova. sfocata di suo perché è bellissima. No, non si vede Allora, assolutamente. questa Non si vede, è la torta. l'aggiungo io, vai tranquilla, non si Ok. vede. Ragazzi, questa è la torta di compleanno per Adolf Hitler del suo compleanno del 1942, se non erro. Non si vede neanche dalla foto che condividerà Joelle, però è disegnato il Caucaso sulla torta e a lui viene tagliata la fetta con Baku, che è la capitale dell'Azerbaigian. Perché quella era la mira, andare a prendere il Caucaso. Mi ricordo che prima avevo detto, no, c'era stato un commento che diceva, ma Putin si accontenta di così poco. No, no, ma così poco il Caucaso? Assolutamente no. Ci sono così tante risorse che addirittura, ma i nazisti sono arrivati in Caucaso. Sì, con qualche missione sono raggiunto il Monte Elbrus, poi non sono andati oltre, sono stati fermati a Stalingrado, però sì, beh, a Baku in Azerbaigian ci sono dei pozzi enormi. L'obiettivo era andare là, per cui solo così proprio fuori, out of the loop, però siccome l'hai detto, non è da poco quello che c'è là, ma nessuna guerra nuova, quelle degli anni 90 in qua, scoppiano in posti dove non c'è veramente qualcosa. Ti dirò che in realtà probabilmente Andiamo. nessuna guerra neanche del passato è scoppiata in posti dove non c'era qualcosa, un interesse E, ma dietro c'era guarda, sempre. permettimi di elogiare particolarmente le guerre dagli anni 90 in qua per queste caratteristiche terribili. Da anni 90 in qua di solito si prende il quasi contemporaneo Ruanda e Balcani, almeno in antropologia, per parlare di queste nuove guerre, dice un antropologo che si chiama Jordan, che nascono e si risolvono in implicazioni internazionali. Nascono
vengono etichettate come guerre etniche. Ma parlare di etnie è come parlare di fonti. Cosa vuol dire? Ognuno ha un'idea diversa e in virtù della propria etnia, qualora anche ci fosse un'idea veramente condivisa su cosa sia un'etnia, si è pronti a far fuori i vicini di casa. Sono le guerre famose tra i vicini di casa, no? Quelle del Caucaso un po' passate in sordina rispetto a Ruanda e alla Jugoslavia, però insomma seguendo quella stessa dinamica. E in più poi tutte sostanzialmente irrisolte, e dove sono risolte comunque non sono risolte del tutto. Chiamavi in causa prima l'esempio del Kosovo, per cui mi viene da dire che forse era più facile prima, che non era più giusto o meno giusto, però un re si arrabbiava con un altro re e diceva vabbè, andiamo, facciamo sta guerra. Sì. E adesso sono 1000 re attorno che giocano fino a quando poi da qualche parte esplode il motivo. Una guerra così tra vicini di casa, come dove dentro le comunità c'è una frantumazione di rapporti, uno scatenarsi di violenza, è qualcosa che difficilmente si è visto prima degli anni 90, perché comunque forse non esistevano nemmeno certi concetti, certi ideali, per cui quelli che poi sono stati definiti appunto concetti etnici, le guerre, i conflitti etnici potessero attaccarsi. Forse sto dicendo delle stronzate, dovrei solo leggere. No, assolutamente, e il tuo pensiero ci sta. Io devo essere sincero, sono più per l'idea che non ci sia mai stato un momento in cui le guerre scoppiavano veramente solo per capriccio, cioè che ci le ricordiamo alcune come fossero dei capricci, ma che poi una base in qualche modo ci fosse sempre, se uno poi va a cercare. Anche lì c'è sempre la questione delle fonti, cioè del fatto che le fonti antiche tante volte semplificavano le storie e le rendevano anche più affascinanti. Gli storici romani, ma anche gli storici medievali, avevano molto gusto nel trovare qualcosa da raccontare, anche dal punto di vista temporale. Ci sono delle cronache in cui non c'è mai un anno in cui non succede niente, poi in realtà vai a scoprire che qualcosa è stato spostato di tempo, perché tutto doveva essere elegante e ben fatto. Però rimane, questa è una cosa personale, così. Però giustamente ognuno su questo ha il suo pensiero. Hai ragione, forse mi sono spiegata male, non volevo dire che scattassero per quisquiglia, però che le parti in gioco erano più chiare. Io, regina della destra dello schermo, me la prendo con te, re della sinistra dello schermo, e faremo una battaglia, no? E più o meno, nel senso, anche lì c'erano dei bei cambi di fazione, anche lì fin da sempre ci sono stati dei grossi cambi di fazione. Se tu vuoi vederti la storia europea, pensa alla guerra dei 30 anni, ti faccio un paragone folle, guerra dei 30 anni, guerra che inizia per motivazioni religiose, teoricamente, protestanti contro cattolici, continua più o meno in questo modo per tre fasi, alla quarta e ultima fase troviamo i francesi cattolici guidati dal cardinale Richelieu, cardinale cattolico, a lottare contro gli Asburgo cattolici al fianco dei protestanti. Cioè tu immagina anche lì quanto fosse complessa la cosa. Comunque, insomma, è un pensiero, via. Non volevo, no, sì. Perché sembra che abbia tirato una bacchettata, ti chiedo scusa. Però sto pensando, forse ho detto veramente una cazzata. Ma no, invece no. Perché non ho saputo tirare in ballo gli elementi per cui sono ritenuti, ma non da, tanto da me, ma che dagli anni 90 in poi si parla di queste nuove guerre, appunto, che hanno la componente etnica, finiscono puntualmente in una situazione di congelamento, ci sono alcuni tratti distintivi, però questo... No, ma lo capisco e ti dico, capisco il punto, nel senso che in realtà dalla prima guerra mondiale, facciamo dalla seconda, così facciamo, si creano i due blocchi e nessuno dei due blocchi permette più una guerra che vada contro i suoi interessi. Cioè se c'è una guerra è perché o i due blocchi si stanno affrontando in una guerra per procura, o perché uno dei due vuole avanzare in uno scacchiere, la guerra del Vietnam, l'Afghanistan, gli interventi anche non militari ma di polizia segreta americana in Sud America, gli interventi in Europa orientale dell'Unione Sovietica e così via. Finita la logica dei due blocchi, venuto meno il blocco dell'Unione Sovietica, si ritorna alla situazione precedente con la riesplosione delle lotte etniche e tutto il resto che prima erano rimaste congelate. Hai perfettamente ragione, cioè
Se tu vai io continuo a fare esempi sulla storia jugoslava, ti chiedo perdono, ma perché è molto vicina e molto semplice. Se tu vai a vedere Jugoslavia, negli anni 80 c'erano già degli scontri tra le varie fazioni, che però rimanevano a livello locale. Scontri, proteste che c'erano già, si dice sempre, Tito teneva in piedi la Jugoslavia. In realtà, mini scontri, manifestazioni c'erano già anche prima, quando Tito era ancora al potere, ma in qualche modo si tenevano lì fermi. E poi è venuto meno questo potere della Jugoslavia e tutto è esploso. E questo è successo un po' a livello globale. Comunque Sì. abbiamo allungato tantissimo, non ti ho fondato più, non ti ho più fatto leggere, ti chiedo scusa. No, ma io poi tendo un po' a sproloquiare, no, trovo molto puntuali le tue risposte. Allora, visto che per la centesima volta mi chiamo in ballo sti Balcani, allora mi collego col commentino che c'era stato ancora, non solo, cioè diversi commenti di connessione con i Balcani, anche con l'Ucraina, e rispondo con un'antica fiaba caucasica. C'era una volta un villaggio dove un uomo aveva un banco al mercato e vendeva miele. Una goccia di miele cadde a terra e attirò una vespa. Un gatto vide la vespa e se la mangiò. Poi venne un cane che si mangiò il gatto. Il proprietario del banco picchiò a morte il cane, che era di un villaggio vicino. Non appena il proprietario del banco e il proprietario del cane seppe dell'accaduto, venne dal suo villaggio a uccidere il proprietario del banco. Allora insorsero i contadini dei due villaggi e iniziarono a farsi la guerra in maniera così cruenta che alla fine rimase in vita una sola persona, quella che scrisse questa storia. E tutto questo per una goccia di miele. Così mettiamo anche pace al nostro dibattito sulle guerre uguali e diverse. Beh, questa è un'ottima storia, un ottimo filtro, schema che si può applicare, penso, a tantissimi conflitti e non solo armati, anche interpersonali. E piccola curiosità, la canzone Alla Fiera dell'Est è ispirata a questo racconto. Ah, non lo E sapevo. Branduardi nelle interviste dice che non capisce mai perché la facciano cantare ai bambini di qua e di là, perché è una canzone di una violenza inesaurita, e lui morirà con questa domanda sul perché la si faccia cantare ai bambini. Vabbè, sono fuori dal tunnel di Caparezza, che era una presa in giro delle discoteche, e l'hanno ballata tutti in discoteca per un anno. Quindi siamo fatti così. Sì, grande cartone animato di quando eravamo bambini. Vedi, stiamo proprio Allora, svicolando. Tra l'altro, guarda, ti dico una cosa su questo perché secondo me è perché ho carino. riperso il segno nel E frattempo, così intanto io dico ma questo, che vai. se ci pensi, è un po' il discorso che facevamo all'inizio, che noi certe cose non le capiamo, ma in questo caso non le capiamo più di nuovo, perché questa storia che hai raccontato può essere una storia avvenuta in Scozia nel XVII secolo per due pecore. Può essere una storia avvenuta in Sardegna, può essere una storia avvenuta in Sicilia 100 anni fa, può essere una storia avvenuta nel mio Piemonte 100 anni fa, può essere una storia avvenuta in tantissimi posti una volta. Oggi forse non più tanto. E quindi però in realtà stiamo parlando di qualcosa che non è così lontano temporalmente da noi. Assolutamente. Allora, se vuoi, mentre leggo, puoi far vedere le foto della cartella Delissi, che è il Sì. nome del centro collettivo in cui vivevo, e questa è la storia che mi ha raccontato Mzia, la mia mamma di quella famiglia. Ho vissuto prevalentemente, ecco, presso due famiglie, una con una nonna e una con una mamma. Ok, io le sto facendo vedere, tu racconta. Sì. Poi se hai qualcosa da chiedermi su qualche foto, magari mi interrompi tu perché io non vedo. Io, mio marito e le nostre bambine siamo sempre stati in Abkhazia. Vivevamo a 1,5 km dall'aeroporto, quindi sentivamo tutti i bombardamenti, abbiamo assistito a quasi tutte le azioni militari. Abbiamo sopportato di tutto, ma fino all'ultimo non siamo partiti. Non avrei mai pensato che gli Abkhazi ci avrebbero cacciato fuori come hanno fatto, ma poi arrivò il 27 settembre. Ci diedero un sacco di lotta, ci fecero lottare tantissimo, ci dissero la mattina che Sukhumi era stata presa, quindi arrangiatevi, immagina com'è stato scioccante. Per fortuna si potevano prendere le navi e noi siamo andati su una di quelle ucraine per metà strada, l'altra l'abbiamo fatta a piedi.
È Lenzia, quella che sta inquadrando ora, che mi sta disegnando la piantina di dove aveva la casa lei. Quando siamo arrivati qui, era tutta una pura tragedia. Ho lavorato per 2 mesi come insegnante nella scuola di Martvili, dove mia sorella ci ospitava, ma siccome non mi pagavano e le mie figlie non avevano nemmeno le scarpe, non c'era nemmeno un cucchiaino, non c'è nemmeno un cucchiaino, un modo georgiano di dire non ci sono più lacrime per piangere, potrebbe essere il nostro. Ho lasciato la scuola e ho iniziato a vendere cose al mercato. Qualunque cosa. Lei aveva un lavoro di dirigenziale al Ministero della Cultura in Abkhazia ed era insegnante di georgiano in una scuola armena. Le scuole etniche, tra virgolette, sono una caratteristica di tutto il mondo sovietico, così tu potevi studiare nella tua lingua madre e in russo ed eventualmente nella lingua più parlata nella repubblica in cui stavi. Non c'era nessuno che potesse aiutarmi. Mia suocera, mio padre, tutti i nostri parenti sono rimasti in Abkhazia e nessuno è sopravvissuto. Di alcuni non conosciamo nemmeno la casa della morte. Ma non c'era tempo per disperarsi, perché non c'erano più lacrime rimaste e dovevo pensare alle mie figlie. La nostra vita è un miracolo. Come ho fatto? Non lo ricordo, non lo voglio ricordare, perché è stato tutto terribile. Mi svegliavo alle 6 della mattina per il mercato e tornavo a mezzanotte, esausta. Quello che abbiamo vissuto nessuno lo può capire e non si può nemmeno condividere. Se tu, Dio, proteggi tutti, io ho avuto esperienza della tua protezione. Dove ho camminato è caduta una bomba e ha ucciso l'uomo dietro di me, proprio dove ero io, un passo più indietro, in pochissimi secondi. E così sei alla fermata dell'autobus con le tue figlie, arriva il tuo autobus, tu sali e vai, un'altra mamma con le sue figlie che invece sta lì e aspetta l'altro autobus muore. Perché quando tu sali arriva una bomba e così nasce una storia tragica che puoi raccontare ma che nessuno capisce. Correvamo, correvamo sotto la pioggia di proiettili e io pregavo Dio, non salvare la mia vita, salva quella delle mie bambine. Era orribile. Eravamo in strada quando hanno iniziato a mitragliare. Avevo Eka e Isa e le tenevo per mano e correvamo sui ciottoli della spiaggia. Era estate, quindi avevamo le ciabatte e i sandali si sono rotti correndo. E correvamo coi piedi sanguinanti su quelle rocce dure, piedi sanguinanti. Si infilavano cose nei piedi, legni, vetri, ma non sentivamo niente perché i proiettili passavano da destra e da sinistra. La gente correva e qualcuno cadeva a terra e noi ci trascinavamo. Una signora aveva in mano un vaso di frutta sciroppata. Era enorme, pesava troppo per quella povera vecchia e non so perché non l'abbia mollato. Mi sono fermata un attimo, le ho urlato di lasciar cadere le albicocche e poi sono ripartita con le mie bambine. Mentre correvamo, quella signora è morta, perché poi tornando ho trovato il suo corpo a fianco alle sue albicocche nel vaso ancora integro. Questa fu la prima volta in cui io e le mie bambine vedemmo dei proiettili. Pensi che sia interessante se legga qualche altro pezzo? Assolutamente sì, descrizione di chi è lì. Tra l'altro le foto devo dire che fanno impressione, un po' perché di solito questi racconti li leggi sui libri e non hai la faccia di chi te li racconta. E, un po' perché il far passare le foto ti rendi conto da piccoli oggetti che non stai parlando della seconda guerra mondiale, della prima, di qualcosa che riguarda i nostri nonni. Cioè la signora ha un cellulare, che è il cellulare di servizio che usiamo in guardia medica dove lavoro io. È lo stesso modello. Ed è una connessione tra io, me stesso, nel mio mondo occidentale bello e pacifico, e una persona che ha corso a piedi scalzi su una spiaggia per sopravvivere. È qualcosa di forte, cioè ci si rende veramente conto di cosa voglia dire una cosa del genere e di come. Sai, c'era una pubblicità che devo essere sincero, non ricordo cosa fosse legata, ma in cui si vedeva una bambina tipicamente inglese in uno scenario inglese che si trovava improvvisamente in una situazione di guerra, cioè intorno a lei iniziavano a cadere le bombe, scappavano, si trovava isolata dalla famiglia e
alla fine si trova in un campo profughi. E dicevano: ma come vi siete voluti appropriare anche in questo modo di una cosa come la guerra? Dicevano: no, perché se io ti faccio vedere, ed è triste pensarlo, un bambino vestito come un bambino dell'Abkhazia o un bambino che viene dal Ruanda, mentalmente sei pronto ad accettare che quel bambino possa soffrire da una guerra, che è una cosa tristissima da pensare. Ma se io ti faccio vedere un bambino italiano, un bambino inglese, un bambino americano che fuggono dalle bombe, la tua testa percepisce come fosse qualcosa di sbagliato. Cioè, siamo talmente assuefatti da certe cose che abbiamo bisogno di vederle reali intorno a noi per riuscire a renderci conto di cosa siano veramente. Guarda, su questa cosa che dici tu c'è una signora che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Il dolore degli altri e parla delle fotografie, proprio del potere delle immagini di raccontare le guerre, di umanizzare da una parte e di deumanizzare dall'altra chi guarda e chi è rappresentato nella foto. Anche se devo dirti, secondo me andremo anche verso anche quello, ce lo perderemo. Cioè, ormai siamo talmente anche lì abituati alle immagini video, che anche quello ormai non ci fa più impressione. Chissà, cioè, quale sarà il prossimo passo perché queste cose ci sembrino reali. Anche perché purtroppo studiare la storia ti permette di capire come ci siano dei momenti in cui si arriva a un punto in cui la gente non ha più paura della guerra, non ha più paura dei suoi effetti. Cioè, quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, gli italiani erano o quelli che avevano combattuto la prima nelle trincee, o erano i loro figli. Sapevano cos'era la guerra, sapevano cosa voleva dire morire, sapevano cosa voleva dire aver avuto 600.000 morti, eppure andavano sotto il balcone di Mussolini a urlare guerra, guerra, guerra. Non tutti, ma qualcuno lo faceva. Perché si era arrivati a un punto in cui non è che ci si era dimenticati di cos'era la prima guerra mondiale, perché se ne parlava in continuazione della grande guerra che aveva forgiato l'Italia, però si era mitizzato, non faceva più impressione pensare alla guerra. Ed è pare pericoloso che non si faccia più impressione pensare alla guerra, perché a un certo punto potrebbe diventare normale arrivare in un dibattito politico a parlare di guerra, come se fosse qualcosa di reale che può succedere e invece non deve succedere. Ho un po' divagato, ti chiedo scusa, ma è un pensiero che mi è venuto in No, mente guardando le immagini. ma non a caso per me il fatto di essere andata a vivere in una realtà dove alcune volte davvero sembrava che dal giorno alla notte potesse aprirsi il cielo e potesse scendere qualunque cosa, ma per me è stata una fonte di tanto, tanto dolore e mi sono messa in discussione così tante volte. Ho iniziato a percorrere strade che mi facevano male, tornavo indietro. Per me, ecco, stare vicino a questo dolore degli altri, in parte è stato un trauma che ci ho messo tanto tempo a risolvere e in parte non completamente risolto, perché poi infatti quando sono tornata ho finito la mia ricerca, pubblicazione, bla bla, chiuso tutto, basta. In parte per un po' anche il buonismo, l'ipocrisia con cui se ne parla da noi, sempre alla ricerca di cattivi, dove noi siamo chiaramente solo i buoni, oppure un'autocritica così tagliente che non, una critica a sé o agli altri così tagliente che non c'è spazio per nessuna prospettiva o speranza. Questo bianco e nero, io ora quando si parla di queste cose vedo bianchi e neri ovunque e non ne posso tollerare uno né da una parte né dall'altra perché di fatto io credo, questa è una visione davvero solo mia, cioè solo mia, magari altri la condividono, però lo dico parlando per me, che niente come il dolore ci può insegnare qualcosa su di noi e sulla vita. E per me è stato un onore che delle persone mi abbiano aperto le porte di casa, del loro cuore, delle loro vite, per condividere il loro dolore con me. Avete iniziato, no? Anche le persone che ascoltano tu a sentire, no, qual è il peso anche di questo dolore? E una parte di me sente di non averlo ancora trasformato
totalmente in un risultato questo dolore che ho ricevuto, come se non fossi riuscita a metterlo a frutto come un talento, no? Il fatto di non aver potuto rispondere alle loro aspettative, no? Per esempio, penso a tutte queste persone mi chiedevano se quando andavo in Abkhazia andavo a cercare la loro casa, facevo una foto e gliela portavo, e io questa cosa non l'ho potuta fare. E per me è stato difficilissimo tornare a guardare negli occhi e dire che non era davvero stato possibile. E qualcuno mi aveva dato una lettera da portare ai parenti, alle parenti, scusa, alle persone che sapevano che qualcuno era andato a vivere in quella loro casa. E una lettera per mettersi in contatto con chi era lì. E io ho dovuto distruggere tutti questi materiali a un certo punto. E sento come di non essere stata all'altezza di restituire quello che loro mi avevano dato. Tra l'altro, questa zia di cui ho parlato, queste foto che tu hai fatto vedere, è una delle famiglie a cui io mi sono legata di più, a cui devo veramente tanto. Sono estremamente grata, in particolare a questa storia. Ho scelto di partire da qui perché a me questa storia della giara di albicocche si è fissata nella testa, e io poi ho iniziato a chiedermi: ma qual è per me quella giara di albicocche per cui vale la pena morire e non vale la pena per nessun altro? Ma io lo so, sono pronta a morire per qualcosa. E ho iniziato a farmi questa domanda, e navigare la risposta a questa domanda mi ha cambiato la vita, per cui esprimo verso di loro, insomma, in questo momento, verso mamma zia, davvero tanta gratitudine. Senti, io ti faccio una proposta, perché a me spiace un po' che adesso stiamo andando per le lunghe e poi queste cose verso la fine si perdono. Io ti faccio una proposta, però se tu mi dici che non hai tempo, non vuoi, andiamo avanti adesso e così via. Interrompiamo qua. Abbiamo parlato dell'Abkhazia in generale, abbiamo parlato un po' di cosa hai fatto, abbiamo discusso sui vari aspetti di popolazione. Fissiamo una data in cui facciamo una live, però, così abbiamo anche magari qualche domanda diretta, che chiamiamo, se ti va, o Voci dalla Georgia, o a me piacerebbe tantissimo chiamarlo La Giara di Albicocche. Va bene, a fare fatto. Però parliamo... Diamo voce a quello che io ammetto, in realtà tante cose le avevo già lette in quello che mi hai mandato. Diamo voce veramente alle persone. Cioè, adesso abbiamo parlato dall'alto della struttura, proviamo a dare solo voce alle persone, che può essere veramente la cosa più particolare. Per carità, possiamo anche farlo adesso se vuoi, se pensi di non aver tempo in futuro per fare un altro video, ma io ho paura che poi questa parte... Ho gli occhi che mi si stanno incrociando. Esatto, io ti inizio a vedere un po' stanca, ho paura che poi faremo le cose un po' di fretta, sia anche più difficile magari arrivare a questo punto a vederle per gli altri, ed è un peccato, perché secondo me da qui in poi si apre un... Non che quello che abbiamo detto in queste due ore non fosse interessante, perché secondo me è molto interessante. Io ti ringrazio perché abbiamo... Cioè, personalmente, lo dico da persona che ha partecipato alla discussione, mi hai tirato fuori dei pensieri meravigliosi. Però credo che da questo momento in poi abbia necessità di avere il suo posto. Ti andrebbe? Avresti tempo? Magari fra 10 giorni, 2 settimane di fare una live di questo genere? Volentieri. Molto volentieri. Però vorrei chiudere leggendo un piccolo pezzettino del mio diario di quando ero là. Tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Mi fai chiudere con questo? Hai ancora un'ora di tempo per fare, puoi fare quello che vuoi, veramente. Era solo che io veramente questa parte vorrei separarla e mettere un qualcosa apposta in modo che uno veda solo questa parte, che secondo me è strepitosa. Allora, questa parte è un lancio verso la prossima volta, per... buttare quel semino che dà dipendenza, come lo zucchero nel ketchup, va bene? Vai. Pur lontani dall'Abkhazia, si rimane in Abkhazia, vivendo senza tempo a Tbilisi e immaginando so come. L'attesa è scandita da ricordi e memorie che attraversano vite e generazioni,
Ogni pratica e ogni discorso di ogni giorno si proiettano verso la terra d'origine. In una Georgia che cambia ogni giorno, i rifugiati interni attendono fedeli e impassibili. Guardano verso nord-ovest, senza tradire la loro missione, con la stessa fede e passione di chi percorre un doloroso calvario, rassicurato dalla speranza di accedere infine al paradiso. Quest'immobilismo è pigrizia? È fatalismo? È depressione nostalgica? Potrebbe essere, e così molti dicono, ma questa resistenza è qualcosa di più. Sembra quasi una lotta per la sopravvivenza della specie, sorretta da una vocazione addirittura sacrificale. Ma tu sei sicura, te lo chiedo per chiudere, che tutte queste persone da cui daremo voce la prossima volta, se potessero tornare in Abkhazia, avrebbero il loro paradiso? No, qua infatti una delle conclusioni della ricerca è proprio questa. La prossima volta avrei piacere di parlare di come vivono i georgiani che sono rimasti in Abkhazia. Io ti ringrazio di questa allora duplice opportunità, ti ringrazio. Io devo essere sincero, avevamo programmato questo incontro in un incontro perché sembrava un po' mettere la ciliegina sulla torta di quanto detto, e invece abbiamo scoperto che la torta era ancora completamente da fare. Quindi ti ringrazio e andiamo a riposarci perché tra 2 settimane, quando sarà, ci sarà da cosa? Inizio già a dire, noi abbiamo registrato questa puntata, lo dico per chi ci sta seguendo, l'abbiamo registrata quasi una settimana prima la sua uscita, quindi in realtà per noi saranno già passati 6 giorni quando uscirà questo video, quindi non prendete per precisi 10 giorni, ma ovviamente appena avremo trovato il modo di fare un incontro, una live, daremo che la dottoressa Russo possa dare la disponibilità per poter partecipare. Siamo chiamati Elena e Gioele fino E beh, adesso, però penso che adesso ho possiamo dovuto dare decidere un di po' di serietà fare al mio discorso e quindi ovviamente poi lo annunceremo con un po' di anticipo. E sai perché voglio che sia una live? Perché, come dire, quando c'è un video, io una delle cose che a me spiace di più del fatto che le mie pillole di storia siano un video è che il 99% delle domande che poi portano a delle discussioni, sai la classica discussione su internet che non porta a nulla, quella in cui io penso A, tu pensi B, lo scriviamo 100 volte e non andiamo da nessuna parte? Il 99% di quelle domande potrebbe essere risposto in 10 secondi se arrivasse nel momento in cui stai parlando, ma se arriva dopo non ci puoi più rispondere, perché non puoi farlo a voce, non puoi dare un tono, non puoi approfondire quello che è il problema. E quindi io voglio che questa sia una live, perché in modo che se arrivi qualcuno e ci dica no, è tutto inventato, eccetera, eccetera, si possa far vedere veramente e rispondere man mano alle varie cose. Quindi mi piacerebbe appunto che questa fosse una live e che la dottoressa Russo a questo punto potesse rispolverare la sua laurea e riportarci da queste parti. Comunque, sì, poi io ho questa missione da quando ho iniziato il dottorato, ragazzi, il dottorato fa male alla vita, no, vi distruggerà, non fate dottorati di ricerca, neanche se vi pagano per farlo. Va bene. Andate a fate cose, dovete essere molto saldi sulla vostra salute mentale per farlo. Un grande rischio di esplosione e implosione Beh, contemporaneamente. io invece sono molto geloso del fatto che tu abbia fatto una cosa così all'estero, andando a cercare in questi posti così particolari. Guarda, fosse per me, passerei la vita visitando. Adesso ti faccio ridere. Recentemente con un amico, è una persona che conosco, che mi ha detto che aveva avuto un'occasione di lavoro in cui doveva organizzare, adesso non spiego, però delle cose all'estero, io in posti anche non proprio il più tranquillo del mondo, io gli ho detto no, una figata incredibile, avrai possibilità di andare in questi posti dove è difficile accedere. Mi fa, stai scherzando? Io sto cercando in tutti i modi di organizzare dall'Italia per non dover muovere da qua. È proprio un po'. Quindi molta, molta gelosia per dove sei andato. L'amico che ti dicevo prima, appassionato di cose sovietiche, che viaggia tantissimo per il mondo, che è andato in posti assurdi, e tanta, tanta. Però lui ci va perché ha anche voglia e bravura di organizzare. Quindi bisogna avere la voglia di alzarsi da queste comode seggiole
ed andare in giro, e quindi tanto di cappello. La Georgia è un posto bellissimo, si mangia benissimo, c'è una natura, se ti piace la montagna, c'è qualcosa di... È veramente un posto in cui secondo me vale la pena andare, è molto Fa bello. freddo? Beh, in montagna Allora sì, vado però d'estate. allora Allora le vado d'estate, non mi piace temperature... il freddo. Guarda, tra l'altro ci sono alcune vette raggiungibili solo d'estate, perché poi vengono chiusi tutti i valichi, i sentieri. Ma guarda, le temperature in pianura sono, quindi a Tbilisi sono quelle della pianura padana. Quindi caldo, Con afoso e poche sciogliente. differenze, e però inverni, un po' più inverni dei nostri autunni invernali. Sì, adesso poi. E però come vai su in montagna, cioè là le montagne sono ecco parecchio più alte Delle delle Alpi. Alpi, è bello freddo. Io ti ringrazio. Grazie perché, tra l'altro, io faccio sempre, dico sempre che quando si è poi in live a parlare per 2 ore ci si rende conto di cosa voglia dire parlare per 2 ore davanti a uno schermo e non è così facile. Quindi tanto di cappello per come sei riuscito a tenere il discorso così a lungo. Non è facile. Figurati, adesso facciamo anche l'agenzia turistica di promozione per i viaggi in Georgia. In effetti è vero, in effetti è vero. Anche se abbiamo visto il Magari ti confine arriverà con uno la Scala. sponsor. Uno sponsor. Visit Georgia. Grazie mille lo dico veramente. Grazie a Elena, grazie alla No, dottoressa grazie a te Russo. per questo spazio. Ciao Grazie a te che l'hai Giorgio. riempito. Ci vediamo allora presto con la prossima puntata. Ciao. Ciao ciao.